momento è in prima linea. Direi che non devo aggiungere altro, diamoci una regole organizzative. Dopo che ha parlato il dottor Casati, o meglio, ci si può prenotare scrivendo sulla chat, tanto oramai siamo pratici di questo strumento. Gli interventi possibilmente entro i 3-5 minuti, non mi state a fa, insomma, l'arbitro. E poi ci sarà magari la replica dopo N numero di interventi da parte del dottor Casati. Questo incontro è un incontro che ha uno scopo, diciamo, come sempre è stato del resto, costruttivo. Abbiamo tutti lo stesso, in questo momento, una grande responsabilità, ognuno per il ruolo che ha, non sto qui a dirlo, noi sindaci la condividiamo anche giornalmente ed è sempre comunque un motivo anche di conforto avere la possibilità di condividere con altri colleghi certe scelte non facili, così come il direttore generale è impegnato in una situazione che insomma, stiamo vedendo è planetaria, non è un tema che riguarda solamente la provincia di Latina, e è stata ben gestita tutta la fase del precedente, insomma, lockdown. Adesso ci troviamo in una situazione diversa in cui appunto abbiamo tutti oggettivamente delle difficoltà, e quindi ecco, mi auguro che sempre che questo incontro ci consenta di tornare a casa sempre con una visione, diciamo, più costruttiva e sempre sinergica. Lascio la parola al dottor Casati. Grazie Damiano, buonasera a tutti. Allora parto dal dato di oggi. Oggi abbiamo registrato 162 nuovi positivi nelle 24 ore, purtroppo 3 decessi. Sono tre situazioni, come sempre, già con quadri clinici piuttosto compromessi. C'è un uomo di Latina del 44, un uomo di Terracina del 27 e un uomo di Sezze del 35. E tutti e tre con comorbidità, quindi comunque persone ovviamente particolarmente anziane, che sembra un po' la caratteristica dei decessi di questa seconda fase, anche se oggi sentivo che all'Umberto I hanno registrato 7 decessi, purtroppo uno riguarda una persona di 39 anni e un'altra ne ha 45, quindi comunque il quadro è abbastanza problematico di carattere generale. Ora, sul tema dell'andamento dei contagi, provo ad aiutarmi vediamo se la trovo subito, se no. Vediamo se è questa, spero di non. No, figuriamoci. Neanche questo, è possibile che riesca. Allora, vabbè, adesso intanto che vi parlo vedo di organizzarmi meglio. Non ho fatto le prove di collegamento e quindi. Ok. Allora. Vediamo se così riesco a condividere. Questi sono i dati del mese di ottobre, ho preferito vederli tutti insieme e cerco di allargare un po' la visuale. Nel mese di ottobre, complessivamente inteso, abbiamo registrato più di 2.600 utenti positivi con domicilio nella provincia di Latina. Questa mappa vi mostra un po' la distribuzione dal punto di vista geografico. Siccome uno dei temi che viene posto frequentemente è quello dei tamponi, del rapporto tra tamponi e positivi, questo è fondamentalmente il dato relativo al mese di ottobre. Quindi abbiamo fatto circa 28.000 tamponi, quindi grosso modo 1.000 tamponi al giorno, per capirci.
È un dato importante questo, perché 1.000 tamponi al giorno è più o meno quello che fa la Regione Marche. Okay, quindi noi solo come azienda di Latina facciamo 1.000 tamponi al giorno. Di questi il 18% sono risultati positivi e 82% negativi, quindi grosso modo sul parametro di carattere nazionale. L'andamento dei tamponi è stato sostanzialmente questo: gli arancioni sono i tamponi molecolari positivi, il grigio sono i tamponi molecolari negativi, il giallo rappresenta i tamponi positivi, quelli rapidi, e quelli blu sono i tamponi rapidi negativi. Voi vedete che fondamentalmente da metà ottobre in avanti abbiamo cominciato a intensificare l'attività con i tamponi antigenici, quelli rapidi, sia quelli quantitativi che quelli qualitativi, anche a fronte dell'incremento dei vari drive-in dell'azienda. Quindi questa è un po' la situazione di carattere generale. Guardando i dati, questa è la distribuzione in percentuale del primo positivo tra Latina e fuori provincia. Quello che emerge è che c'è una prevalenza importante sui distretti 1, che è quello blu, e il distretto 2, che è quello arancione. Molto meno significativa la posizione del distretto 3, ovviamente distretto 4 e distretto 5, che hanno dei valori che sono interessanti ma non tali da destare preoccupazioni particolari, fatto salvo ovviamente l'esistenza di cluster, come è accaduto nel caso di Itri. Questi sono i valori in percentuale per distretto, poi vi farò avere una copia di queste slide, e qui vedete invece l'andamento in valori assoluti. Questo già vi fa apprezzare quanto sia importante lo sviluppo dal punto di vista dell'evoluzione dei contagi. Qual è l'impatto derivante dalle misure, visto che questo era uno dei quesiti posti? Allora, quello che è accaduto in provincia di Latina è che l'incremento dei casi, poi ovviamente dovremmo studiare gli ultimi giorni, ma l'incremento dei casi è avvenuto in modo ragionevolmente lineare, a differenza di quanto è accaduto in altre aziende dove c'è stato un incremento di natura esponenziale. E questo sicuramente va ascritto, diciamo, alle misure che noi avevamo adottato in ottica preventiva, in anticipo rispetto alle misure adottate a livello nazionale, sia la mascherina nelle ore di luce e sia quel mini lockdown che tanto ha fatto parlare, ma che sicuramente ha prodotto degli effetti interessanti. È chiaro che uno spera che la curva prenda un andamento diverso rispetto a quello attuale, ma ovviamente non dobbiamo dimenticare due fattori importanti. Il primo è che il sistema è aperto. Il sistema aperto vuol dire che le persone si possono muovere, no? Questo adesso le restrizioni ulteriori del governo, che ci collocano in zona gialla, ovviamente restringono in parte la possibilità di mobilità delle persone. Ops, è andato via, non so per quale motivo è scomparsa la visualizzazione, però voglio dire, l'andamento del grafico l'avete visto, poi casomai lo provo a riprendere. Allora, vi stavo dicendo che l'andamento è giustificato da due fattori. Uno è quello del fatto che il sistema è aperto, quindi la gente si muove. Cerco di spiegarmi ancora meglio. In Italia il virus è stato importato, come sapete, no? Perché il virus viaggia con le persone. Ovviamente ha avuto una storia diversa quando era in Cina, perché c'è il passaggio dall'animale all'uomo, e quindi poi là si è sviluppato, sempre che qualcuno non scopra che magari è stato fatto in laboratorio, ma io ovviamente di questo non ho alcuna evidenza. Dopodiché
il virus viaggia con le persone, quindi più le persone viaggiano e più viaggia il virus, è inevitabile, è una conseguenza logica, d'accordo? Ora, noi eravamo arrivati con la fine del mese di luglio ad avere un positivo ogni 2 o 3 giorni, se vi ricorderete, dopodiché da agosto è ripreso l'andamento in crescita dei contagi. Abbiamo incominciato con, verso la fine di agosto, eravamo ancora ad una 20 di contagi al giorno, dopo si è passati dai 20 ai 50 al giorno, che fu la ragione per cui adottammo la misura del mini lockdown, dopodiché comunque i casi quotidiani, diciamo, i nuovi positivi giorno per giorno sono andati in crescendo, ma con un crescendo, ripeto, diverso rispetto al crescendo di altre aziende. Questo dato è verificabile evidentemente, poiché se avete desiderio di approfondire c'è la possibilità di andare sul sito della Protezione Civile per vedere qual è la prevalenza dei casi positivi nelle varie realtà provinciali. E quello che voi scoprirete è che la provincia di Latina è la provincia che ha meno casi di tutta la regione Lazio, e anche della provincia di Caserta, quindi di tutte le aree che confinano con la provincia di Latina. Latina è la realtà con il minor numero di casi, la prevalenza più bassa, e questo è, se volete, il dato positivo per certi versi, che non va certo dimenticato. Il secondo fenomeno che ovviamente impatta sulla diffusione del contagio è la creazione dei grandi cluster, cioè nel momento in cui in una determinata realtà si insinua una situazione in modo inconsapevole, ovviamente stiamo parlando di soggetti che sono asintomatici, che si insinuano all'interno di una realtà lavorativa, sia essa di natura sanitaria oppure no, e questo naturalmente determina una diffusione che va oltre ovviamente a quelli che sono i normali cluster di natura familiare che abbiamo, che genera una situazione di positività importante, come è accaduto per ITRI, più recentemente per CORI, e ovviamente di fronte a questa situazione voi potete immaginare quello che succede, cioè se vengono contagiate contemporaneamente 20, 30, 40, 50 persone, prendiamo il caso delle strutture per anziani di una RSA, ovviamente c'è la componente legata agli ospiti che rimane comunque all'interno della struttura, e questo voglio dire produce un effetto di bolla all'interno di quella struttura, e lì tutto sommato si ferma se vengono rispettate le misure, ma il personale per tutto il periodo che va dal momento in cui viene contratta l'infezione e il soggetto diventa infetto, tra virgolette, e il momento in cui viene identificata la positività di quel gruppo di soggetti e quindi si adottano le misure necessarie per contenere la diffusione del contagio, è chiaro che queste persone hanno avuto contatti e quindi hanno determinato una nuova diffusione del virus, e quindi questo, come dire, dal nostro punto di vista significa ritornare a zero e rimetterci a contare i famosi 15 giorni, che è il periodo necessario per valutare l'impatto in termini di riduzione dei contagi. Ora, noi siamo in presenza di una serie di situazioni di questo genere, ne abbiamo avute parecchie, adesso non ve le dico in ordine cronologico perché non riesco in questo momento, però stiamo parlando di ITRI, stiamo parlando dell'RS di Villa Silvana, stiamo parlando della riabilitazione Villa Silvana, stiamo parlando del girasole di Formi, anche se poi ha avuto un caso solo. Però era un operatore e quindi poi in un qualche modo questo operatore può aver contagiato qualcuno di fuori. L'oasi Rosa Maria di Borgo Cazzo di Latina, Nonni Felici, l'Hospice San Marco, la Medicina di San Marco, la riabilitazione dell'ICOT, altri reparti dell'ICOT, Città di Aprilia, l'RSA di Cori, il CAS Astrolabio di Latina, Astrolabio Santa Croce, il quadrifoglio di Aprilia, un appartamento per minori a Rocca Gorgica, l'Hospice Villa Silvana, l'RSA di Villa Carla, la Top Volley di Latina, insieme a Arcobaleno di Santi Cosme e Damiano, e una struttura psichiatrica
Salus SRL di Formi. Ovviamente tutte queste situazioni, vedete, l'elenco è estremamente lungo, purtroppo determina che il virus non gira all'interno di una bolla sociale, che è quella che normalmente è determinata dal gruppo di frequentazione, soprattutto di natura familiare, all'interno di un focolaio, ma ne genera di nuovi, e quindi questo chiaramente ci porta ad avere anche la situazione di diffusione del virus che abbiamo registrato negli ultimi giorni, dove siamo arrivati a oltre 300 un giorno, poi pian pianino scendendo, ma ovviamente dopo 300 aveva in pancia qualcosa come una ventina di persone che stavano all'RSA di Formia. Per quanto riguarda la rete sui tamponi, cosa stiamo facendo? Intanto da domenica, è stato domenica mattina ed è aperto tutta la settimana, tranne il sabato per mezza giornata, abbiamo attivato il walk-in dell'ICOT, che è una specie di drive-in, nel senso che uno arriva all'ICOT, al parcheggio, mette giù la macchina e poi va a fare il tampone a piedi, perché la soluzione logistica non consentiva di operare altrimenti. Dopodiché abbiamo aperto una manifestazione di interesse sia per la casa di cura di Aprilia, sia per la clinica San Marco, sia per la casa di cura Sorriso sul Mare, scusate, o Casa del Sole. Io faccio sempre casino con quella di Formia, non mi ricordo mai come si chiama. La casa di cura, quella chirurgica. Per cui, siccome sono tutte realtà che si sono rese disponibili per fare i tamponi, abbiamo chiesto a tutte di fare un'operazione tipo quella di ICOT, d'accordo? Perché ovviamente più soggetti, diciamo, riescono ad effettuare i tamponi e più accorciamo il periodo che intercorre dal momento in cui sorge la malattia al momento in cui viene riconosciuta. Questo non avviene tanto attraverso il contact tracing, d'accordo, ma attraverso il fatto che noi riusciamo ad aprire unità in grado di effettuare tamponi in aggiunta, cioè aumentare la capacità di offerta dei tamponi rispetto a quella che l'azienda in autonomia è stata in grado di mettere in campo. Io stimo che grosso modo con questa offerta aggiuntiva, se appunto riusciamo ad attivare queste strutture private e la prossima attivazione anche dei medici di medicina generale, dovremmo essere nelle condizioni di garantire a tutti i soggetti che necessitano evidentemente di tamponi di poterlo effettuare entro le 48-72 ore, perché questo è l'obiettivo fondamentale, cerco di spiegarmi. La persona sintomatica, perché va bene, l'asintomatico lasciamolo perdere per un momento, è una persona sana che infetta, ovviamente deve essere intercettata, deve rimanere in isolamento, e questo va bene, però non necessita di cure. L'altro problema che stiamo affrontando ovviamente è la grande pressione sulle strutture ospedaliere. Per ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere, ovviamente il segreto sta nel non far arrivare le persone in ospedale, no? Riuscire a curarle fuori dall'ospedale. La prima regola sarebbe cercare di fare in modo che le persone non si infettino, però questo abbiamo visto che in Cina hanno dovuto mettere la pena di morte, quindi evidentemente anche noi abbiamo delle difficoltà, visto che i cinesi sono più ordinati di noi, nel riuscire a far comprendere le regole fondamentali per evitare di essere contagiati. Vi devo dire con franchezza che non è solo un problema di comprensione, ma è anche un problema, come dire, consuetudine e di capacità anche di usare determinati strumenti. Cerco di spiegarmi. La mascherina, tutti ce la mettiamo un po', scusate, uso un termine un po' balordo, la membro di segugio, nel senso che ci pigliamo la mascherina, ci mettiamo la mascherina, dopodiché quante volte facciamo così, no? E questo è un modo sbagliato per gestire la mascherina, perché su questa parte della mascherina, sulla parte frontale, ovviamente se io ho parlato con delle persone, ci saranno i famosi droplet, nel momento in cui io li tocco e poi mi tocco gli occhi, il naso o comunque il rischio ovviamente di determinare
il contagio. Quindi è possibile anche che una persona dica: ma io ho sempre portato la mascherina, come cacchio ho fatto ad infettarmi? Forse varrebbe la pena andare a vedere come mette e toglie la mascherina. Senza contare che prima di mettere la mascherina bisognerebbe lavarsi le mani. Una volta che si toglie la mascherina bisognerebbe lavarsi le mani. La mascherina non bisognerebbe metterla in tasca, non bisognerebbe metterla nella borsetta, dovrebbe essere infilata in un sacchettino. Cioè, voglio dire, stiamo parlando comunque di procedure che nessuno di noi segue, parliamoci chiaro. Quindi siamo tutti soggetti esposti da questo punto di vista. Poi magari stiamo lontani quando parliamo con un collega o un amico, però alla fine, quando dobbiamo usare i dispositivi, non sempre abbiamo il liquido per lavarci le mani, per disinfettarle. Quindi, voglio dire, alla fine è oggettivamente complicato. È chiaro che un po' aiuta avere questi dispositivi ed usarli nel modo corretto, anzi aiuta tanto se li usiamo nel modo corretto, aiutano, ma molto meno ovviamente se l'uso è fatto in modo inappropriato, perché in realtà alla fine si corre il rischio comunque di generare un senso di sicurezza che poi in realtà non si riesce ad assicurare. Quindi, stabilito che alla fine o noi chiudiamo tutti in casa o comunque ci sarà qualcuno che si infetta, il problema è riuscire a creare le condizioni affinché chi si infetta possa essere trattato prima di arrivare in ospedale, il prima possibile. E qui cerco di spiegarmi: la persona sintomatologica, adesso non voglio fare il medico, ce ne sono qui alcuni che possono sicuramente essere più efficaci di me, però quello che dicono gli esperti è che in quarta, quinta giornata c'è, come dire, la caduta dall'inizio dei sintomi, della, diciamo dal punto di vista delle condizioni respiratorie, questo è quello che determina, la famosa desaturazione dell'ossigeno è quello che determina il ricovero ospedaliero. È chiaro che se noi queste persone riusciamo a intercettarle il prima possibile, quindi prima che scadano questi 4 o 5 giorni, la nostra possibilità di prenderli in carico e incominciare a seguirli sul territorio aumenta, e quindi diminuisce la probabilità che queste persone debbano poi andare in ospedale. Quindi uno degli obiettivi fondamentali che ci proponiamo è quello di riuscire ad ampliare la rete dei tamponi in modo tale che questo obiettivo possa essere raggiunto. Tenete conto che la nostra capacità di offerta in questo momento è una capacità di offerta importante per la popolazione nostra, e che, voglio dire, è sicuramente di livello medio-alta rispetto ad altre realtà. Ovvio, non riusciamo magari a fare tutti i tamponi che fanno magari in qualche realtà lombarda, però è anche diverso il numero di positivi che hanno in quelle realtà territoriali. Con l'implementazione di queste nuove realtà, ripeto, le strutture private da un lato e i medici di medicina generale, l'obiettivo dei 3 giorni dovrebbe essere raggiunto. Non dico con facilità, però dovrebbe poter essere raggiunto. L'altro punto importante, ovviamente questo già lo conoscete, è quello del telemonitoraggio e della telemetria. Quindi il fatto che la nostra azienda è quella che riesce a seguire a domicilio con i kit del telemonitoraggio i pazienti positivi sintomatici, quelli che rispondono. Ok, quelli che rispondono a un certo score, nel senso che noi ovviamente non abbiamo kit per tutti, adesso probabilmente faremo anche un acquisto in autonomia, dato il numero di positivi complessivi. Però il tema è che non tutti i positivi non asintomatici hanno bisogno del kit di telemonitoraggio, no? Perché una persona giovane che non ha altre comorbidità, che magari fa attività sportiva, non ha bisogno di un livello di assistenza particolarmente significativo. Quindi noi teniamo conto dell'età, delle comorbidità, del peso, delle abitudini di vita, tra cui il fumo, lo sport e quant'altro, e in base ad uno score assegniamo, sentito il medico di medicina generale, il kit di telemonitoraggio.
Il kit di telemonitoraggio finora ha svolto un ruolo decisivo per la nostra azienda. Decisivo perché ha consentito di intercettare un numero importante, circa il 10% di quelli che sono stati sottoposti a telemonitoraggio. Nella fase in cui la situazione si è aggravata dal punto di vista dello stato di salute, queste persone sono state trasferite d'urgenza in ospedale e con una percentuale di appropriatezza del 95%. Che cosa vuol dire? Che quasi tutti quelli che sono stati trasferiti in ospedale avevano effettivamente bisogno di essere trasferiti in ospedale perché avevano bisogno di un ricovero ospedaliero. Gli altri ovviamente non ne avevano bisogno, quindi è stato precauzionale, non è che siamo arrivati tardi, perché di tutti quelli che sono stati gestiti a domicilio, tutti sono in buona salute, compatibilmente con il Covid, intendiamoci. Ma l'altro obiettivo importante che abbiamo raggiunto è che circa, diciamo, un altro 30%, 25% di persone gestite a domicilio hanno richiesto, quindi in aggiunta a quel 10 che poi è stato trasferito in ospedale, quindi un altro 25% di persone hanno avuto la consulenza specialistica dello pneumologo, sempre insieme al medico di medicina generale, e è stato possibile evitare l'accesso inappropriato in ospedale. E questo è un altro dato importante, perché stiamo parlando a questo punto di 180 persone che non hanno fatto un accesso in pronto soccorso proprio perché sono seguite a domicilio e i loro parametri fondamentali sono parametri che non creano, non destano preoccupazioni particolari. Detto questo, quindi l'insieme di queste operazioni si è rivelato particolarmente efficace, quindi intendiamo proseguire su quella linea. L'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di assoggettare, questo ovviamente vale in termini volontari perché non possiamo obbligare nessuno, di assoggettare le strutture, meno quelle più grandi, nelle quali si è verificato un focolaio, quindi tipo ITRI per capirci, o l'RSA di Cori, a telemetria. Cosa vuol dire? Che gli ospiti di quella struttura sono monitorati dal personale della struttura, dove ci sono ovviamente degli infermieri, che rilevano gli stessi parametri, anche qualcosina di più, gli stessi parametri del kit di telemonitoraggio e li caricano sul web dell'azienda, ovviamente in un posto dedicato, segreto, perché c'è tutto il tema della privacy, e questo consente anche in questi casi di intervenire in modo anticipato nelle situazioni di peggioramento, così come consente di evitare dei trasferimenti inappropriati in ospedale. Evitare il trasferimento inappropriato in ospedale è importante quanto evitare il ricovero, cioè ricoverare quando la persona peggiora, no? Sia per la situazione del pronto soccorso che ben conoscete, ma anche perché stiamo parlando di persone anziane. E persone anziane che subiscono lo stress del trasferimento in ambulanza, che non è, cioè stresserebbe tutti noi, francamente. Poi con i tempi di attesa dell'ambulanza fuori dal pronto soccorso, sono persone fragili, voi capite che dopo questa esperienza, che uno stia bene o che uno stia male, il ricovero diventa quasi inevitabile. No? Quindi riuscire ad intervenire evitando queste situazioni è assolutamente decisivo. Questa fu una strategia assolutamente vincente per quanto riguarda il San Michele Hospital, che fu oggetto di Aprilia, che fu oggetto di un cluster nella prima ondata, e si sta rivelando un successo anche in questo, perché per esempio da ITRI non abbiamo più fatto ricoveri, no? Quindi le persone sono positive, sono là dentro, vengono seguite tutti i giorni, hanno il loro momento di confronto con la struttura sanitaria, e quindi voglio dire, è chiaro che sarebbero più felici a non essere positivi, però voglio dire, non sono nemmeno sottoposti a quello stress di andare e tornare dall'ospedale. Per quanto riguarda la struttura di Cori, ha chiesto e sta per ottenere, è una delle cose che dovrei fare adesso se non stessi con voi,
il riconoscimento come RSA COVID. Noi sul nostro territorio non abbiamo RSA COVID, in questo momento tutte le persone che stanno dentro l'RSA di COVID sono positive, e quindi a questo punto, avendo loro dei posti letto liberi per RSA e avendo noi dei pazienti ospedalizzati ancora positivi, che però non sono ovviamente né gravi né in grado di trasmettere infezione in modo importante, a meno che uno proprio non gli stia molto vicino, siccome sono pazienti da RSA, la possibilità quindi di trasferire i nostri residenti in queste strutture per noi è un elemento di sollievo, perché ci consente di liberare posti letto in ospedale che altrimenti resterebbero occupate da persone che peraltro non riuscirebbero ad avere lo stesso livello di assistenza che invece ottengono presso una struttura dedicata come una RSA, che oltre all'attività, diciamo, di gestione del paziente da un punto di vista clinico, offre soprattutto la parte alberghiera, la parte assistenziale, la parte ausiliaria, che in ospedale questo tipo di pazienti non riesce ad ottenere, perché chiaramente gli infermieri dell'ospedale sono, come dire, dedicati a gestire i pazienti per acuti e non i pazienti che hanno un decorso da lungo degenza. Allora, quindi penso di avervi in un qualche modo rappresentato la situazione epidemiologica, i tamponi, la rete ospedaliera, vado un po' veloce, poi magari ci fermiamo e facciamo un attimo il punto e poi parliamo delle altre cose. Per quanto riguarda la rete ospedaliera, noi abbiamo avviato il percorso che ci consente di sfruttare prevalentemente l'ospedale Goretti. In questo momento l'ospedale Goretti abbiamo 158 posti letto così distribuiti, 8 di terapia intensiva, 14 di subintensiva, 18 di malattie infettive, il resto sono posti letto ordinari, okay, per un ammontare di 118. Poi in realtà, come avete anche avuto modo di leggere dai giornali, abbiamo anche attivato l'unità dell'SPDC che conta 14 posti letto come unità COVID. Per il momento però noi la stiamo utilizzando non come unità di ricovero, ma come estensione del pronto soccorso. Il motivo è semplice: abbiamo bisogno di personale medico per completare i turni. Finché non riusciamo a completare i turni col personale medico, purtroppo non riusciamo a classificare quella unità come unità di degenza COVID. Okay? Però i posti letto ovviamente sono occupati da pazienti COVID a bassa intensità, vengono chiaramente sorvegliati dal medico, ma non sono non sono piantonati dal medico nelle 24 ore. Poi abbiamo ancora 17 posti letto di medicina generale che siamo pronti a convertire, penso a partire da domani. Il motivo per cui non sono ancora stati convertiti questi 17 posti letto è legato al fatto che in quel reparto abbiamo avuto un positivo, e quindi abbiamo dei pazienti che stanno terminando la contumacia, l'isolamento, diciamo. Questo termina domani, quindi se i pazienti stanno bene, non hanno problemi di natura particolare, potranno essere dimessi o comunque trasferiti ad un reparto no COVID sulla rete ospedaliera della provincia, e quindi potremo dedicare anche questi ulteriori 17 posti letto. Dopodiché, visto che ovviamente la pressione sul Goretti è estremamente importante, no? per l'evoluzione, la dinamica del contagio è estremamente significativa, abbiamo dovuto incominciare ad interessarci anche dell'opportunità di coinvolgere anche altre strutture, e questo è il motivo per cui abbiamo attivato 6 posti letto di subintensiva
presso la medicina d'urgenza di Formia, rispetto alle perplessità, attenzione, la medicina d'urgenza di Formia nella prima fase, nella prima ondata, fu interessata, fu coinvolta dal ricovero di parecchi pazienti che provenivano da fondi. Penso che il dottor Maschietto, come la dottoressa Villa, si ricorderanno bene di quegli episodi. E la cosa fu gestita bene, nel senso che abbiamo differenziato i percorsi, quindi non si sono create situazioni di infezione del personale di particolare significatività. Tra l'altro, devo dire, di situazioni di infezione del personale che sia legato all'attività lavorativa ne abbiamo avute veramente poche dall'inizio della pandemia ad oggi. Quindi quei 6 posti letto sono sicuramente sicuri, al di là delle perplessità di chiunque, però voglio dire, ad un certo punto noi i pazienti da qualche parte li dobbiamo mettere, no? Quindi o me li tengo in pronto soccorso al Goretti, oppure devo trovare degli sbocchi su altre strutture. Formia è sicuramente una struttura su cui dobbiamo avere un'attenzione particolare, essendo la struttura di Formia struttura dotata di rianimazione. Poi ovviamente non immaginiamo di ricoverare in regime di rianimazione la struttura di Formia, però nell'ipotesi in cui un paziente, siccome stiamo parlando di pazienti in subintensiva, dovesse avere una necessità particolare e dovessimo aspettare, che ne so, 12-24 ore per poter liberare un posto di terapia intensiva altrove, quantomeno lì esiste un posto letto isolato nella rianimazione del dottor Di Fazio, e quindi ci sarebbe anche questa opportunità. Ovviamente tutti noi scongiuriamo che questo debba avvenire, però è sicuramente un'ancora di salvataggio per le persone, perché io comunque mi devo preoccupare anche della sicurezza delle persone che vengono ricoverate, oltre che del personale. Stiamo per ovviamente abbiamo attivato i 12 posti letto di malattie infettive, chiamiamola malattie infettive, però tutti sappiamo che non è così, i 12 posti letto della Casa della Salute o prossima casa della Salute di Gaeta. Lì noi abbiamo 12 posti letto a pressione negativa. Il problema ovviamente è che lì noi possiamo ricoverare solo persone a basso livello di complessità, perché quella struttura non ha ciambelle di salvataggio, chiaro? Quindi per quanto io possa mettere anche personale preparato a seguire quei pazienti, non ho la possibilità di scalare verso l'alto il livello di assistenza che posso assicurare a quelle persone. E quindi è usato più come strumento per garantire il deflusso di pazienti da Formia in primis, che non come struttura di ricovero principale. Stiamo per chiudere con la città di Aprilia per riuscire ad avere una decina di posti letto che potranno essere scalati ancora di qualche unità, ma per andare oltre bisogna fare operazioni ben diverse, quindi per adesso comunque almeno altri 10 posti letto potrebbero arrivare nell'arco di qualche giorno dalla casa di cura Città di Aprilia, e stiamo ragionando anche con ICOT che potrebbe metterci a disposizione un repartino Covid, sempre bassa intensità parliamo, sia ICOT che Aprilia. ICOT però ha un problema anche lui di personale medico, cioè alla fine il problema è che i posti letto si possono creare, ma senza il personale francamente qualunque operazione rischia di essere inefficace. Molto si è parlato di questa, di due cose, uno è la cappella e l'altro è quello che è stato definito ospedale da campo. Allora, su questo io vorrei essere molto chiaro. L'azienda deve prevedere che si verifichino situazioni difficili da gestire, e quindi in questo senso fu liberata la cappella del Goretti, la stiamo completando, stiamo
completando la, diciamo, l'allestimento di questi 8 posti letto, che in ipotesi fossero necessari allo Stato, non si prevede vengano utilizzati per Covid, ma diventerebbe una sorta di stanteria del pronto soccorso per pazienti no Covid, e quindi però voglio dire, io devo immaginare che se il flusso non diminuisce e dovessi trovarmi nella difficoltà di dover gestire dei pazienti in queste strutture, devo usare tutte le condizioni che gli spazi mi mettono a disposizione. Quindi è stato realizzato un minimo di struttura per garantire l'ossigeno, e quindi poi vedremo se sarà o meno necessario utilizzarlo. Allo stato la cappella non è utilizzata come area di degenza, okay? Quindi è vuota. Per quanto riguarda invece il famoso ospedale da campo, non è affatto un ospedale da campo, ma è una tensostruttura che è stata pensata per garantire un utilizzo più razionale degli spazi del pronto soccorso. Voi sapete che è notizia quotidiana quella riguardante le ambulanze che si fermano in attesa al pronto soccorso, perché siamo in una situazione di pandemia che purtroppo colpisce un numero importante di persone che hanno bisogno di recarsi al pronto soccorso, oltre ai pazienti ordinari, perché non dimentichiamoci che Goretti resta sempre l'hub di riferimento provinciale per quanto riguarda la rete a tempo dipendente, quindi infarto, ictus e politraumi. E l'idea è stata quella di creare una sorta di stanteria esterna al pronto soccorso. È una tensostruttura che tiene fino a 22 posti letto, ovviamente è condizionata ai bagni, quindi ha tutti gli elementi di comfort di base, tra virgolette, per le persone che saranno sicuramente ospitate. Soprattutto però serve per fare in modo che una volta che arriva l'ambulanza il paziente possa essere messo in sicurezza all'interno di questa tensostruttura, in modo che possa essere immediatamente valutato, se necessario sottoposto alle terapie del caso, e in modo da liberare nell'immediatezza l'ambulanza del 118 che torna a fare il suo servizio di emergenza territoriale. Quindi questa è la natura della tensostruttura. Nella nostra idea questa funzionerà solo dalle 8 alle 20 ed è di fatto un polmone che consente al pronto soccorso di gestire i trasferimenti interni, e quindi man mano che riesce a creare i posti, queste ecco, mo ci domando. Queste persone vengono quindi riassorbite all'interno del pronto soccorso. Ripeto, l'idea è che alle 20 chi si trova in questa struttura viene reinserito all'interno del pronto soccorso e quella struttura viene chiusa fino al mattino successivo. Quindi serve semplicemente per rendere più funzionale, come dire, l'accoglienza iniziale dei pazienti che arrivano con il 118 e liberare le strutture. Quindi è una cortesia che facciamo alle persone oltre che al 118. E qui mi fermerei un attimino, così se ci sono domande magari le affrontiamo subito e poi vediamo gli altri punti. Sì, dunque. Mi pare che ci siano prenotazioni, giusto? Vado in ordine. Sì, ecco. Il presidente Medici mi pare aveva chiesto di intervenire. Continuo. Sì, Mieta, mi sono appuntati io. Ecco, chiedo ai colleghi. Perfetto, ok, sì. Va bene. Se per chi ha partecipato alle call fatte da ANCI regionale, ecco, cerchiamo di darci anche un tempo, no? Entro le 18, vediamo di finire. Se ci sono già 1, 2, 3, 6 prenotazioni, ecco, cerchiamo di fare interventi di 3 minuti, così da poter poi avere il tempo di replicare, altrimenti rischiamo di ingolfarci. Quindi la parola a Carlo. Grazie Damiano, buonasera a tutti, buonasera Giorgio, grazie del quadro, in realtà è un aggiornamento che in qualche modo è utile e ci serve perché ci fa capire un po' l'andamento della situazione. Ecco, per andare subito nello specifico, io credo che un po' tutti ho sentito
tanti colleghi sindaci in questo periodo e la problematica che stiamo rilevando maggiormente è quella legata alle scuole, perché di fatto abbiamo tante scuole che sono quasi chiuse, io ne ho alcune che hanno 3-4 classi su 10-12, insomma, e quindi io credo che si debbano dare delle risposte perché c'è poi tutto un vociferare parliamo ovviamente dei gruppi delle mamme o dei papà, però è un problema che sta riverberando sulle scuole. Io credo che si debba anche un po' fare ordine rispetto a chi deve fare cosa in termini di eventuali chiusure del plesso o dell'intero istituto, perché parlo ovviamente anche delle scuole primarie, non parlo solamente delle scuole secondarie che oramai vivono quasi totalmente la didattica a distanza. Credo che questo sia un tema, al di là dei controlli che purtroppo tutti ancora lamentano essere carenti. Io capisco che le forze dell'ordine non riescono a fare controlli capillari, penso a me come a voi, segnalino ogni giorno dopo le 18 aggregazione, assembramenti di ragazzi senza mascherina, no? Quindi si è un po' rinverdita la caccia alle streghe che c'era a marzo-aprile, oggi anche così un po' acuita dal fatto che ci sono categorie aperte, categorie chiuse, quindi c'è anche una guerra tra categorie che sicuramente bene non fa alla collettività. Ecco, per quanto tornando alle scuole, e chiudo perché poi penso che tutti gli altri interventi no, toccheranno punti aggiungendoli a quelli che sto evidenziando io. Ecco, qui io vorrei capire, dico sempre ai dirigenti scolastici, interfacciatevi. In assenza di DPCM, in assenza di azioni della regione, interfacciatevi con l'ASL per capire i tempi di rientro, in quali condizioni una classe va in quarantena, se ci sono una serie, per esempio, plessi con tanti docenti in quarantenati, se possono o non possono aprire, chi deve disporre la chiusura, se il sindaco, se il dirigente sospendendo le attività scolastiche. Ecco, io ho parlato con il prefetto su questo tema, lui insiste nel dire che in questa fase, con appunto l'interfaccia dell'ASL, è il dirigente che deve disporre la chiusura a macchia, lì dove appunto si manifestano più problemi, per evitare che poi scuole che invece non vivono lo stesso problema debbano sottostare alle stesse condizioni. Un po' in piccolo quello che sta accadendo in Italia con la separazione, la differenziazione tra regioni in funzione dell'entità del contagio. Quindi ecco, secondo me va chiarito questo, perché questo tavolo è importante per fare una foto della situazione e penso che Giorgio Casati ce l'ha illustrata abbondantemente per quanto riguarda i dati. Adesso però dovremmo capire e coordinare le azioni, perché noi purtroppo siamo quelli destinatari di tutte le richieste, casi, sottocasi, no, microcasi o macrocasi, alle quali in realtà stiamo facendo fatica a dare risposte. Quindi ecco, credo che da questo tavolo debba emergere, magari anche poi concordando una richiesta di chiarimenti anche alla prefettura in questi termini, o semplicemente concordandola noi, un'azione collettiva, un delle regole insieme all'ASL che ci consentano di capire chi deve fare cosa e in quali condizioni queste cose debbano essere fatte. Spero di essere rientrato nei 3 minuti, penso di sì. Hai sforato un minuto, vabbè. Allora, grazie Carlo. Passo la parola a Francesca Barbariscia per il conto di come gli aprire. Salve, buonasera Sindaco, buonasera a tutti. Grazie al dottor Casati per questa importante panoramica che ci ha fatto. Per alcuni versi, insomma, dà un sollievo sapere che ASL si sta attivando per implementare i punti verso cui poter indirizzare i cittadini per fare i tamponi, perché ad oggi, ad esempio, noi nel drive di Campoverde registriamo appunto un lasso di tempo molto, molto ampio per poter fare il tampone. E quindi sapere che, ad esempio, la struttura della città di Aprilia potrà accogliere questi tamponi, diciamo, questo servizio. Come i medici di medicina generale potranno fare questo e vi informo anche del fatto che il comune ha messo loro anche a disposizione uno spazio per poterli effettuare. Questo, diciamo, del lasso di tempo troppo lungo era una fragilità che con i sindaci del distretto LT1 abbiamo evidenziato più volte nei comitati convocati ad hoc per l'argomento.
Quindi sapere che la provincia di Latina ha una prevalenza bassa di incidenza del contagio fa piacere, purtroppo però non ci fa piacere sapere che il distretto LT1 è uno di quelli che ha maggiori utenti positivi, quindi cioè, questi incontri che abbiamo fatto effettivamente avevano un vero significato. Quindi ecco, la fragilità che avevamo pensato di portare all'attenzione era legata anche al fatto che il medico di medicina generale prescrive il tampone al cittadino, ma poi è il cittadino che deve procacciarsi, passatemi il termine, lo spazio per poter andare a fare quel tampone, quando sappiamo bene che abbiamo davanti a noi tantissimi cittadini con fragilità e quindi devono invece avere magari una precedenza per quanto riguarda la loro presa in carico. Insieme a questo volevo segnalarle, dottore, comunque le difficoltà che si ha nel tracciamento dei contatti. Questa è onestamente una quella punta dell'iceberg che sicuramente se funzionasse bene a cascata porterebbe tantissimi, no? Tantissime soluzioni o comunque una informazione chiara e corretta sull'operatività e su quello che il cittadino deve fare. Quindi ci domandavamo se ci sono risorse economiche disponibili per implementarlo questo contact tracing. Ad oggi negli elenchi che sono disponibili dei sindaci, io parlo ovviamente del sindaco Terra, risultano ancora nominativi di agosto, per cui è importante anche sapere se queste persone, quando devono essere cancellate, se dovevano essere cancellati in tempi ormai lontani e se quindi questa cancellazione corrispondeva anche ad una rimessa in circolo ufficiale da parte di un medico. Questo perché è anche importante perché le forze dell'ordine che debbono fare i controlli lo debbono poter fare anche andando a controllare queste famiglie se effettivamente rispettano l'obbligo dell'isolamento. Quello che come comuni del distretto ci siamo posti quali obiettivo è quello sicuramente di intensificare la comunicazione in capo ai comuni, che è fondamentale. Sicuramente questa informazione però deve essere rafforzata anche dalla parte sanitaria, perché l'informazione fondamentale è quella che deve arrivare al cittadino e quali sono i comportamenti che debbono adottare durante la quarantena, se positivi, se in contumacia, proprio per evitare appunto un appesantimento della cattiva informazione. Avendo fatto un incontro come Comune di Aprilia con i medici di medicina generale, abbiamo accolto favorevolmente ad esempio la possibilità, quindi di una loro proposta, di acquistare i famosi pulsossimetri che vorremmo mettere nella disponibilità dei cittadini, sicuramente anche quelli più fragili a livello economico, per non per andare a sostituire ovviamente il telemonitoraggio, ma poter invece anticipare qualcosa che potrebbe verificarsi. Quindi questa cosa la stiamo mettendo in campo e magari la porto all'attenzione anche degli altri colleghi presenti, perché credo possa essere uno strumento molto importante. Una cosa che vorrei segnalare, quindi chiedo a questo punto al dottor Coletta, ovviamente anche al presidente della provincia Medici, è la questione del costo della raccolta dei rifiuti indifferenziati, quindi per la raccolta Covid. Quindi sapere se vogliamo chiedere alla Regione un intervento in questo senso per quanto riguarda il ristoro dei costi che subiamo per appunto lo smaltimento, cioè per il personale dedicato alla raccolta dei rifiuti Covid, che ovviamente è un costo che i comuni stanno subendo, non soltanto il Comune di Aprilia. Io intanto vi ringrazio, spero di essere rientrata in questo tempo dedicato e buon proseguimento a tutti, grazie. Ok, passiamo la parola a Simonetta Iacovacci, assessore per il Comune di Sonnino, e successivamente Roberta Tittari. Ok, buonasera. Allora, innanzitutto grazie a tutti, buonasera a tutti. Io volevo chiedere se si poteva accelerare tutta la parte burocratica per quanto riguarda
i drive-in da poter aprire attraverso anche i medici di base, no, di ogni paese, i drive-in per ogni paese, cioè, perché noi ad esempio abbiamo fatto già i vari sopralluoghi nella nostra UCP, siamo pronti. E quindi se, secondo me è anche una cosa molto giusta da fare per ogni paese dei Montenepini, in quanto la gente si sposterebbe molto, molto di meno. E quindi noi per questa cosa siamo pronti. E poi volevo dire anche, come diceva bene la collega, per quanto riguarda i saturimetri. I saturimetri ad esempio sono una cosa molto importante per questo Covid, e quindi noi ad esempio come comune ne abbiamo già messi diciamo a disposizione della cittadinanza circa 10 saturimetri, in modo che i medici di base possano praticamente darli ai vari malati Covid, diciamo tra virgolette non proprio gravi, che possono curarsi a casa, come diceva prima il dottor Casati. Quindi perché non fornirli proprio attraverso la ASL, diciamo a vari comuni, dei saturimetri, che sono la cosa più importante, che ci danno i campanelli d'allarme per l'ossigenazione al sangue. E un'ultima cosa, volevo chiedere come mai se un tampone viene fatto ad esempio al pronto soccorso di Terracina, perché si deve trasferire il tampone stesso, per essere analizzato si deve trasferire a Latina? Non si possono attivare, ogni struttura fa l'analisi di questo tampone, in modo da abbreviare sia i tempi di attesa all'interno dei pronto soccorsi e sia, diciamo, accelerare proprio un'eventuale diagnosi che si può mettere in atto. E per ultimo, perché la densa struttura che si sta montando in questo momento al Goretti deve, come fa a rimanere aperta dalle 8 alle 20 solamente, quando all'interno del pronto soccorso del Goretti attualmente una persona, se entra, come è capitato a un mio conoscente cittadino del mio paese, è entrato domenica scorsa, è rimasto per 2 giorni sopra una poltrona, malato Covid anche molto, molto importante, e tra l'altro era anche un ex oncologico. Dopo una settimana è stato messo al reparto, quindi posti letto significa che non ci sono. Inoltre c'era anche un momento in cui, forse per mancanza di personale, come si dice ormai da tempo, praticamente era rimasto anche senza ossigeno, perché non era attaccato all'ossigeno quello dell'identificatore da parete. Ecco, quindi la cosa non mi sembra che vadano proprio così, così bene. E niente, ecco, volevo portare alla luce questa cosa. Grazie. Allora, facciamo intervenire la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, poi magari ci fermiamo e facciamo rispondere, perché vedo le domande sono tante, e poi facciamo il secondo tempo degli interventi. Vai, grazie Damiano, buonasera a tutti, e grazie al dottor Casati intanto per averci illustrato, presentato la situazione della nostra provincia, che ovviamente ancora si difende bene rispetto alle altre province. Allora, io non mi ripeto su quello che già ha detto il nostro presidente Carlo Medici rispetto alle scuole. Io per esempio già oggi le scuole da noi sono state chiuse perché è festa patronale, però io domani chiuderò un'intera infanzia, per cui 8 classi, oltre già le 32-33 che avevo chiuse già da venerdì. Allora, quindi chiedevo la possibilità, siccome noi abbiamo delle strutture, centro analisi, che fanno tamponi antigenici privatamente, la possibilità per loro, o anche all'interno del nostro comune, di fare anche i tamponi molecolari, come si diceva prima, e accorciare un pochettino i tempi, perché oggi chi fa il tampone antigenico privatamente e risulta positivo passano 8 giorni da fare il molecolare. E ovviamente poi le famiglie sappiamo che vanno in ansia, una settimana che mi chiedono in continuazione di chiudere le scuole, che ovviamente non potrò fare. Quindi ecco, capire anche in questo caso la responsabilità, se possiamo lavorare insieme con la ASL e decidere di volta in volta
la chiusura, il monitoraggio di queste scuole. Quindi la possibilità per questi centri privati eventualmente di fare il monitorare da poi far avere a Latina, oppure la proposta di Simonetta Iacovacci prima di tenerlo anche a Terracina, o la possibilità di avere un drive-in a Terracina, perché comunque è una città con una popolazione elevatissima, con i comuni vicino che ovviamente potranno confluirci, e quindi capire insomma cosa possiamo fare, perché ogni giorno vediamo nelle nostre città, Terracina, Aprilia, Latina, quanti sono i casi che aumentano in maniera esponenziale. Il problema delle scuole l'abbiamo detto, l'aggiornamento della piattaforma, che ovviamente anche io ho non soltanto i deceduti ancora positivi, attivi all'interno della piattaforma, ma pazienti che ancora dal mese di agosto che risultano positivi fino ad oggi. E ovviamente ho scoperto solo da qualche giorno, cioè l'altro ieri, che alle forze dell'ordine non vengono più trasmessi i nominativi per controllare le persone a casa. Mi arrivano segnalazioni di casi positivi che escono da casa, quindi non solo il controllo per i casi positivi, ma anche il tracciamento, che ovviamente lo sappiamo tutti che ci troviamo in enorme difficoltà. Io con il mio staff mi sono resa disponibile già da domani ad aiutare a fare il tracciamento dei nostri cittadini, ma ovviamente se lo facciamo in rete, lo facciamo insieme, magari comunicandoci i nominativi, chi fa e che cosa, in maniera da adesso accorciare i tempi del tracciamento dei nostri cittadini. Questo io domani lo farò con il mio staff per sostenere ovviamente le nostre dottoresse che stanno lavorando in maniera veramente infaticabile. Le devo ringraziare perché lavorano 24 ore su 24, sempre disponibili, a mezzanotte ci sentiamo per telefono. Quindi questo io, dottor Casati, vorrei che lei veramente a nome mio facesse ringraziamenti a tutte queste persone che si stanno adoperando. E poi ecco, capire se veramente questi nominativi non vengono più trasferiti alle forze dell'ordine, perché poi ovviamente per noi si creano due problemi: il problema è che non controlliamo le situazioni, e l'altro che io mi trovo a fare la raccolta dei rifiuti a pazienti che non sono più positivi ma che sono negativi. Quindi mando ovviamente i nostri operatori a ritirare l'indifferenziato tutti i giorni, anche quando non necessita. Ovviamente, come diceva prima Francesca Barbaliscia, per noi sono costi ovviamente che dobbiamo poi sostenere. E poi ovviamente anche noi abbiamo delle spese da spendere per il Covid, o come Comune di Terracina una cifra importante. Non so a questo punto se investirli sui tamponi per agevolare le famiglie dei bambini, dei minori che stanno andando a spendere 30 euro, perché i nostri tamponi antigenici costano 22 euro più 8. Quindi l'altro giorno è venuta una mamma, ha fatto per tutte e tre figli e ha speso 90 euro. Allora, sosteniamo le famiglie in questa difficoltà, o compriamo le altre attrezzature che possono in qualche modo essere utili ai nostri cittadini? Per qualsiasi cosa io sono a completa disposizione, dottor Casati, veramente, sia per quanto riguarda il tracciamento e le economie, per qualsiasi cosa, perché ovviamente sento forte il peso della mia comunità e soprattutto il problema delle scuole. Grazie. Bene, grazie. Allora passo la parola al dottor Casati e poi facciamo l'altro. Avete fatto tantissime domande, adesso io spero di essere sufficientemente chiaro. Allora, è chiaro che non va tutto bene, perché se andasse tutto bene non saremmo in emergenza, no? Quindi noi siamo stati travolti dall'importanza di questa seconda ondata. E siamo stati travolti dalle scuole. Nessuno si immaginava che si sarebbe verificata una situazione così diffusa. Pensate che da quando è cominciata la seconda ondata abbiamo chiuso 421 classi, con tutto quello che ne consegue tra tamponamenti di positivi, contumaciati e quant'altro, un bordello infinito. E solo seguire tutte queste situazioni è oggettivamente complicato. Alla domanda che poneva il
dottor Medici, cioè chi deve fare che cosa? Allora, per questioni epidemiologiche, quindi per numerosità, per esempio, di situazioni positive all'interno di una scuola, spetta al Dipartimento di Prevenzione prendere la decisione, a nessun altro. Questo non toglie che un sindaco può decidere che, vista la situazione complessiva dal punto di vista epidemiologico del suo comune, chiude le scuole. Ok? Quindi non c'è un divieto da questo punto di vista. Penso che ci siano realtà che hanno operato in questo senso sul territorio nazionale. Ovviamente è ovvio che si tratta di decisioni complicate, no? Lo sapete meglio di me, perché poi dal punto di vista politico è complicato spiegare alla gente perché per una settimana, due settimane riduci la mobilità delle persone. Però non c'è dubbio che se la situazione epidemiologica di quell'istituto è preoccupante al punto da dover immaginare la chiusura dell'intero istituto, questa è una scelta dal punto di vista epidemiologico che compete al Dipartimento di Prevenzione. Sulla scuola in questo momento mi sembra, poi non va tutto bene, però la situazione sia sicuramente migliorata rispetto alla fase iniziale, nel senso che sento meno sindaci che mi chiamano per il problema della scuola, quindi probabilmente sta andando un po' meglio, oppure la gente si sta abituando un po' di più alla difficoltà che incontriamo. Però mi sembra che la cosa sia un pochino meglio gestita. Su quello va messo a disposizione un team di persone che purtroppo per più della metà è rimasta infetta, non certo perché hanno frequentato dei pazienti positivi, ma perché il sistema è aperto per tutti, quindi è aperto anche per gli operatori sanitari che nella loro vita ovviamente possono avere contatti con positivi e poi trasmetterseli fra di loro. Il dottor Maietta è positivo e una serie di suoi collaboratori sono positivi. E quindi questo, adesso diciamo il timone l'ha preso in mano la dottoressa Romagnoli, e anche su questo vorrei dire una parola, perché voi capite che quando si legge sul giornale che ci sono quattro operatori al Dipartimento di Prevenzione, a me verrebbe voglia di rispondere, però ormai, dico con franchezza, non ho neanche più l'energia per fare questo. Io ho più di 40 persone al Dipartimento di Prevenzione che fanno contact tracing, ne ho 4. Però evidentemente c'è qualcuno che ha voglia di screditare. Purtroppo i giornali non verificano le notizie, come quello dell'ospedale da campo, e quindi poi pubblicano la qualunque pur di pubblicare qualcosa e vendere un giornale. Io oggi parlavo con i miei, non so se riesco a farvelo vedere, ma solo come per farvi capire qual è la differenza. Allora, vediamo. Allora, questa che vedete sotto è la colonna di ambulanze davanti al Sant'Andrea di Roma. Guardate cosa ci sta scritto sopra: solidarietà agli operatori del pronto soccorso. Se fosse successo a Latina questa cosa, io sarei stato impalato nella Piazza del Popolo di Latina. E sarebbe stato detto che che le persone vengono lasciate in balia degli eventi. Allora, purtroppo avete visto anche voi le immagini degli ospedali di Torino con le persone stese per terra, avete visto anche voi le cappelle degli altri ospedali che vengono liberate per mettere i posti letto. Cioè, siamo di fronte ad una situazione che è eccezionale, non è che è normale, no? Ma è eccezionale rispetto alla seconda ondata. Cerco di darvi un numero. Nella prima ondata abbiamo ricoverato circa 270 positivi ed è andata da marzo fino alla fine di luglio. Nella seconda ondata ne abbiamo già ricoverati 428. Questo è giusto per darvi
il numero della, che in un qualche modo dovrebbe rappresentare bene agli occhi di chiunque qual è la dimensione del problema che stiamo affrontando e le difficoltà che ci sono nella gestione di qualunque cosa. Quindi sulle scuole, comunque, in questo momento la dottoressa Romagnoli rimane sempre operativo anche Maietta, perché pur da malato si dà da fare, organizza tamponi e quant'altro, però no, abbiamo sicuramente questo momento di ulteriore complessità. Però spero di aver chiarito qual è la distinzione sul piano decisionale. Ora, sui tamponi andiamo sicuramente ad ampliare l'offerta. Non so dirvi se arriveremo ad avere dei drive-in per ogni comune, perché ovviamente bisogna capire i medici di medicina generale come vorranno affrontare questa cosa. Questa settimana avremo il tavolo con loro e andremo a definire gli aspetti più di natura organizzativa. Nel limite del possibile è ovvio che l'idea è quello di avere delle strutture di prossimità che riescono ad arrivare in modo capillare nelle varie realtà. Averne uno per comune penso che sarà molto complicato. Questo non toglie che il medico di medicina generale che avrà la possibilità potrà fare ovviamente tamponi rapidi presso il suo studio, anche se penso che sia un'operazione assolutamente complicata da gestire. Ora, c'è il tema lavorazione del tampone, quindi intanto rispondo alla domanda: la persona che va al pronto soccorso di Terracina poi fa il tampone e deve andare a Latina. Quel paziente ha fatto un tampone rapido che è risultato positivo, ma che richiedeva una conferma, e quindi è stato fatto il tampone molecolare che va ovviamente in qualità di caso sospetto a Latina, perché Latina oggi è l'unico centro che può lavorare in base alla rete Coronet definita dalla Regione Lazio, i tamponi. Tuttavia abbiamo chiesto ed ottenuto che venissero attivati due SPOC, quindi due laboratori periferici, e solo quelli abbiamo avuto come concessione. Uno sarà presso il laboratorio dell'ICOT e l'altro sarà presso il laboratorio di Formia. Perché non si può fare in tutti gli ospedali? Perché per poter avere questa tecnologia ci vogliono degli impegni particolari, per cui non riusciamo a garantire, nessuno riesce a garantire l'effettuazione di questi tamponi, la lavorazione dei tamponi molecolari in tutte le strutture ospedaliere, almeno qua in Regione Lazio. Okay? Poi se in altre regioni hanno trovato altre soluzioni, non chiedetemelo nemmeno. Cioè io d'altronde mi devo muovere in base anche alle disposizioni che vengono definite a livello regionale, non è che mi posso inventare. So che Regione stava lavorando sull'ipotesi di fare dei tamponi, anche far fare lavorare dei tamponi anche alle strutture private, sto parlando di tamponi molecolari. Mi sembra che abbia lanciato un avviso di interesse pubblico per individuare una struttura che si rendesse disponibile a lavorare 5.000 tamponi al giorno, ma finora io non ho ancora evidenza della chiusura di questa procedura. Quindi la persona, certo, il tampone quindi ad oggi viene trasferito a Latina per la lavorazione. Domani, quando avremo anche il laboratorio di Formia, però abbiamo bisogno ancora di una ventina di giorni per avere la macchina, o al laboratorio dell'ICOT. Però tutto sommato noi sui tamponi siamo ragionevolmente veloci, cerco di spiegare. Non più di una settimana fa abbiamo dato una mano al resto della rete lavorando i tamponi che aveva accumulato IFO e che riguardavano le ASL Roma 3, Roma 4 e Roma 5 con il nostro laboratorio. Questo l'abbiamo potuto fare perché i tamponi che arrivano molecolari al laboratorio di Latina vengono lavorati tempestivamente. Ok? Poi ovviamente ci sarà il problema del trasferimento del tampone, però insomma adesso tutto sommato non siamo proprio conciati male. Perché prevediamo anche l'apertura di altre due unità di lavorazione di tamponi? Perché aumentando l'offerta dei tamponi e poi prevedendo, a mio giudizio, che dopo la seconda ondata è possibile che ce ne sia una terza,
forse è meglio prepararsi per tempo, e quindi anche in questo caso stiamo cercando di muoverci con anticipo, però non riusciamo a fare lavorazioni tamponi né a Terracina né a Fondi. Ok? Laboratori privati. Allora, intanto, se il laboratorio vi fa pagare più di quanto previsto dalla tariffa definita a livello regionale, o lo fa perché non è autorizzato e quindi lo fa di nascondone, oppure ha creato una sovratariffa e dovrebbe essere, io adesso non lo so chi è questo laboratorio, però in teoria io dovrei denunciarlo ai NAS, perché questa struttura non può far pagare 30 euro un tampone che ne vale 22. E questo è il primo punto. Dopodiché, voglio dire, ripeto, non è che queste strutture sono state obbligate ad aderire all'avviso di interesse che ha fatto la Regione. La Regione ha fatto un avviso, alcuni laboratori privati hanno aderito conoscendo le condizioni economiche e le condizioni organizzative. Se poi a loro non vanno bene quelle condizioni, si devono ritirare, non devono far pagare di più i tamponi, devono dire io non li posso fare. Oppure dovrebbero insieme chiedere con la loro associazione una modifica della tariffa alla Regione. No, noi in questo caso non c'entriamo nulla. La cosa che invece su cui noi c'entriamo, e anche questa è una cosa abbastanza curiosa, è che l'avviso a cui hanno aderito i laboratori privati prevede che il laboratorio privato, quando fa il tampone rapido e il tampone rapido risulta positivo, facciano loro il tampone molecolare e lo invino al laboratorio di Latina per la lavorazione. Il fatto che loro mandino i loro pazienti positivi a tampone rapido al Goretti è una pratica scorretta. Abbiamo fatto la riunione con i rappresentanti di questi laboratori, abbiamo inviato a tutti loro una nota e avremo un'altra videoconferenza, se non ricordo male, domani o giovedì, per chiarire ulteriormente questo punto. Cioè loro, quando incocciano in un positivo il tampone rapido, devono fare il prelievo del tampone molecolare. Non lo devono lavorare, ma devono fare il prelievo, perché non posso far aspettare un paziente positivo al tampone rapido 8 giorni per fare un tampone molecolare. Quindi è loro responsabilità fare il tampone rapido. Questo prevedeva l'avviso e questo loro devono fare. Ripeto, poi se dal punto di vista economico per loro non è conveniente, si ritirino, perché almeno c'è più chiarezza di ruoli, altrimenti diventa veramente un macello. Allora, sul caso specifico del signore che è rimasto sulla poltrona, mi informo, io non ne sono a conoscenza, lo imparo oggi. Per quello che io so, le persone hanno una soluzione del pronto soccorso che è dignitosa, però voi mi raccontate una cosa diversa e quindi mi premurerò di verificare. Non è che non ci sia ossigeno, è ovvio che ad ogni posto letto ufficiale di ricovero c'è l'aggancio ad una bocca d'ossigeno, ad un bocchettone per l'ossigeno. Se il posto è un posto di attesa, non c'è il bocchettone dell'ossigeno, vengono usate le bombole. Quindi non è che c'è carenza di ossigeno, vengono usate metodi, strumenti diversi a seconda di com'è collocato il paziente. È chiaro che più il paziente è grave e necessita di ossigeno, e più viene collocato in una posizione dove questo viene garantito dall'impianto e non solo dalla bombola. Ok? Queste sono le regole e le disposizioni che noi abbiamo dato. Verificherò che quello che mi è stato oggi comunicato risponda al vero, non ho dubbi, quindi cercherò di capire che cos'è successo in concreto. Ora, il tema del tracciamento, e questo è uno dei temi di cui più spesso si parla, è ormai diventato, non dico inefficace, noi continueremo a farlo e non ci fermeremo mai, però il problema è che noi riusciamo ormai a ricostruire ovviamente il tracciamento ai soggetti che successivamente al primo si sono positivizzati, perché andiamo in un qualche modo a recuperare la cerchia dei contatti stretti e pian pianino ci si allarga in base alle dichiarazioni che fa il positivo, capite? Cioè non è che se io divento positivo e non vi dico che ho avuto un incontro con Carlo Medici,
voi non potete andare a intercettare Carlo Medici finché io non lo dichiaro. Nel momento in cui lo dichiaro, qualcuno potrà andare a sentire Carlo Medici e dirgli: Carlo Medici, guarda che tu hai avuto un contatto con il positivo, devi stare in contumacia e semmai fare il tampone. Perché proprio io? Sì, cioè, così perché chiudo bello, bello tranquillo. Allora, quindi, il tracciamento è complicato, sia perché non sempre le persone riescono a ricostruire tutti i contatti che hanno avuto, ma in molti casi ormai, e della maggioranza, chi è diventato positivo come paziente 1 non è in grado di ricostruire il motivo per cui è stato contagiato. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, io posso dirvi che ho avuto contatti con tizio che io sempre ho nelle ultime 48 ore, per dire, ma non ho idea di chi mi può avere contagiato nelle ore precedenti, perché magari l'ho preso su un mezzo di trasporto, perché l'ho preso in una sala affollata dove sono stato. Cioè, ho avuto un contatto occasionale che ha determinato il trasferimento del contagio. E questo è l'elemento di maggiore difficoltà che ha oggi il contact tracing, non solo a Latina, ma in tutto il paese, in tutto il mondo direi, perché ormai, data l'entità della seconda ondata, qualcuno proprio l'ha abbandonato il contact tracing. Ecco, noi continueremo a farlo perché io penso che sia importante continuare a farlo, e vi dico che accolgo con favore l'offerta che voi mi state proponendo, cioè di individuare delle persone, delle vostre, degli amministrativi, presumo, che possono dare una mano per fare il contact tracing. Quindi io chiederò ai miei direttori di distretto di mettersi in contatto con voi per capire come poter organizzare una cosa di questo genere, atteso, e questo ve lo dico con grande franchezza, che c'è il problema della privacy. E quindi, perché io devo dare un database con nomi e cognomi in mano ad una persona che non sarebbe autorizzata. Quindi devo capire come superare questo ostacolo, che sembra ormai tutta privacy, ma se riusciamo a superare questo aspetto io non ho problemi a farmi dare una mano, anzi vi ringrazio davvero tanto. Sui saturimetri, allora, noi stiamo procedendo ad un acquisto in autonomia e stiamo anche per ottenere una dotazione da parte della regione, che se non sbaglio ne ha comprati 10.000, quindi 1.000 in teoria dovrebbero aspettare più o meno all'azienda di Latina, anche se per il momento ovviamente la regione sta pensando più a Roma, che sta peggio di noi, che non a Latina. Quindi, però un migliaio grosso modo dovrebbero aspettare a noi. Più l'acquisto che facciamo noi, insomma, un po' di saturimetri li metteremo in circolazione pure noi. Tenete conto che per la gestione di questi saturimetri la cosa non è affatto banale, perché una volta che l'abbiamo dato ad una persona che è positiva, quando l'andiamo a ritirare bisogna avere delle accortezze, bisogna farlo sanificare prima di rimetterlo in circuito. E vi assicuro che con i kit del telemonitoraggio abbiamo sudato 7 camicie per riuscire a gestire questa cosa, quindi valutatela bene, perché potrebbe essere sì un'operazione interessante, ma che si esaurisce nel momento in cui avete distribuito il primo gruppo di dispositivi e poi faticate ad ottenerli indietro. E noi abbiamo dovuto addirittura incaricare una ditta esterna per fare questa attività, perché non avremmo avuto possibilità tecniche per poterla gestire internamente. Abbiamo sicuramente un problema con i guariti. La guarigione dei pazienti che vengono ricoverati la fa la ASL. Buona parte dei pazienti che guariscono, una parte diciamo dei pazienti che guariscono, riusciamo a gestirli come dipartimento di prevenzione, perché sono tutti quei soggetti che non hanno un medico di medicina generale. Tutti gli altri invece devono essere dichiarati guariti al medico di medicina generale. Con loro stiamo facendo degli incontri in tutti i distretti, proprio per andare a togliersi dalle scatole questo backlog di pazienti positivi, perché ovviamente essendo arrivata l'ondata voi potete ben capire che chi si trovava a fare contact tracing era concentrato nell'andare a cercare i positivi piuttosto che nell'andare a certificare le guarigioni. Però siamo arrivati ad un punto in cui è assolutamente necessario. Io sono almeno 2 settimane che sto chiedendo ai miei uno sforzo aggiuntivo su questo punto, che è assolutamente decisivo, incluso il tema diciamo di riuscire ad abbassare la pressione del numero complessivo di positivi sulla provincia di Latina, che è sicuramente un indicatore utile
anche ai fini della valutazione di eventuali misure restrittive. Non so se ho dimenticato qualcosa. Va bene, se... non mi risulta, e anche questa sarà una cosa che verifico, che non vengano dati gli elenchi alle forze dell'ordine. A me non risulta, però lo verifico perché non ho mai dato una disposizione di questa natura, quindi o si è interrotto qualche forma di collaborazione, però non mi è stata comunicata, oppure gli elenchi vengono messi a disposizione, ma però anche loro magari hanno difficoltà a consultarlo e a vedere le situazioni di positività. Questa è sicuramente una delle situazioni che si può essere verificata. Ok, ci sono altre 8 prenotazioni, facciamo sempre, dividiamone a gruppi di 4, quindi primi 4, Domenico Guidi, Francesco Carta, Gianfranco Tessitori e Paola Villa, quindi do la parola a Domenico Guidi, sindaco di Bassano. Sì, un caro saluto a tutti. Volevo partire da un fatto che prende un po' da tutte quante le chiacchiere che abbiamo fatto finora. Io non mi annovero all'interno di quella che viene definita la società del malumore, perché altrimenti rischiamo che anche noi sindaci andremo a coalizzare un po' con tutti quanti i cittadini o con quelle forze che intendono solo criticare. Il nostro compito è quello di riuscire a sollecitare, anche se insomma il direttore generale Casati, ma anche noi stiamo nella stessa barca, perché noi abbiamo gli stessi problemi di quello della direzione sanitaria. Però fermo restando che insomma dalla prima ondata avevamo messo in campo una serie di iniziative per poter così evitare nella prospettiva dell'autunno questa, perlomeno nella nostra provincia, questa ondata che invece si è poi manifestata e che ahimè purtroppo io penso se non riusciamo ulteriormente a dare una stretta purtroppo nei prossimi giorni, nei prossimi 2 mesi, novembre e dicembre, avremo delle cose veramente molto più consistente rispetto all'ondata finora. Questa è una mia previsione, non sono né un virologo né un medico, e proprio per questo ritengo che di suggerire al direttore generale, la prenda solamente come suggerimento, le mie non sono delle critiche, perché so che è stato in un fronte così in maniera molto particolare, di andare a sollecitare tantissimo i medici di base, che in questa situazione li vedo dei pesci fuor d'acqua e non riescono ad agire in maniera sinergica e coordinata con le azioni che state mettendo in campo come direzione sanitaria o come a direzione nell'ambito dei distretti. Certo, il distretto adesso facendo una serie di iniziative, insomma, no, che su quella dell'individuazione dell'area nei comuni che hanno con tutti quanti i servizi collegati, sono già un elemento di un passaggio così di integrazione, di lavoro a sistema. Questo lavoro a sistema, nell'ambito, e io parlo anche montana, è messo sicuramente con la medicina di base e con il dipartimento, utilizzando meglio gli ospedali montani. Questa è una proposta che già feci a marzo, l'abbiamo ripetuta a giugno, ho formalizzato anche delle cose scritte. Noi abbiamo delle strutture che non vengono utilizzate o vengono utilizzate in maniera poco rispetto alla... non so se è andata via... questo è un di mettere in campo. Mi sentite? Sì, adesso sì, ogni tanto va via. Certo, un messaggio, sindaco. Ho perso un passaggio, non sono riuscito a cogliere esattamente qual era la tipologia di utilizzo che lei immaginava per gli ospedali montani.
Memmo, devi accendere il microfono, Memmo. Credo ci sia un problema di connessione con Bassiano, se vogliamo andare avanti nel frattempo, poi magari Memmo recupera dopo. Francesco Carta. Pronto, mi sentite? Sì, con l'eco però. Allora, aspettate che... Pronto, mi sentite? Sì? Ora ok. Va bene? Allora, sì. Io intanto volevo ringraziare Coletta, il sindaco e il direttore Casati per questo appuntamento che è utile, molto utile, e quindi io auspico che diventi diciamo un appuntamento un po' così da ripetere, quindi consolidato. Dico subito qualcosa, sono delle richieste che avanzo un po' per l'isola di Ventotene, perché credo che sia utile rimanere, diciamo, nello specifico e soprattutto definire bene gli obiettivi. La prima cosa, se fosse possibile, chiedo al direttore di ripristinare l'ambulanza attrezzata che abbiamo avuto nella prima fase, diciamo, della pandemia. È un'ambulanza che è stata a Ventotene dai primi di marzo fino a giugno, quando poi dopo è intervenuto il 118. Ventotene ha solo il presidio con i medici di medicina generale e in effetti poi non ha un'ambulanza vera e propria e quindi non c'è il 118. Questo perché a noi ci consentirebbe di poter, diciamo così, qualora ci fosse una possibilità da muovere sull'isola, da poterlo fare in tutta sicurezza. Noi ci stiamo organizzando per nell'eventualità appunto di avere, diciamo, un isolamento domiciliare sull'isola, anche perché in questo momento sta già accadendo con una persona. Però nell'eventualità che questo non riusciamo a farlo, chiedevo appunto se c'era la possibilità di accesso degli asintomatici o dei pauci sintomatici al CAETA. L'ultima questione riguarda il laboratorio dell'ospedale di Formia, ma insomma credo che poi il sindaco Villa forse su questo potrà intervenire, ma per quanto mi riguarda voglio solo dire che questa proposta di organizzare la lavorazione dei tamponi a Formia, dei molecolari, è sicuramente una misura diciamo importantissima, perché laddove l'ospedale di Formia deve continuare a svolgere entrambe le funzioni, cioè sia quelle di trattamento, di gestione delle patologie comuni, e sia diciamo così i pazienti affetti da coronavirus, la necessità di, laddove c'è bisogno di fare il tampone a dei pazienti che devono essere ricoverati, è chiaro che se i molecolari si fanno a Formia, il tampone taglia moltissimo i tempi di risposta, e quindi questo sicuramente è un fatto positivo. Voglio solo dire che mi sono trovato, il dottor Casati sa bene, di un paziente psichiatrico che abbiamo dovuto ricoverare a Formia e che praticamente è dovuto rimanere in parcheggio più di 24 ore perché non poteva essere ricoverato all'SPDC dell'ospedale di Formia. Quindi queste tre cose a me paiono quelle sicuramente più urgenti e più importanti. Sull'isola stiamo ora utilizzando i tamponi cosiddetti antigenici. Noi stiamo cercando di raccordarci con la struttura sanitaria, con il presidio dell'isola e con il medico di famiglia,
e stiamo, diciamo, come dire, ci stiamo impegnando parecchio per non lasciare all'ansia della gente e delle persone la gestione di questa epidemia, perché più delle volte ci troviamo di fronte al fatto che il tampone viene utilizzato come una compressa di Tavor. Ecco, questo sicuramente non è possibile farlo, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Chiediamo però che poi questi percorsi che stiamo chiedendo siano consolidati e funzionino. Grazie per il momento. Gianfranco Tessitori, Norma, sindaco di Norma. Sì, grazie a tutti, grazie direttore per la presenza e grazie a Damiano per l'invito e credo che sia opportuno fare questo incontro magari settimanale e penso che faccia un po' bene a tutti. Quello che voglio, io concordo con tutto quello che hanno detto i sindaci, anche compreso l'ultima cosa che stava dicendo che credo che ribadirà Domenico Guidi rispetto alle attività dei medici curanti sul territorio. Non tutti hanno, come dire, ci sono medici che sono sul pezzo anche di domenica perché ho rapporti continui, ci sono medici che non si sentono ormai, non li sento da anni e questo mi dispiace molto. Rimango basito che in questa situazione c'è questo galleggiamento, questo nascondersi dietro un problema che dovrebbe coinvolgere tutti. Detto questo, io chiedo due cose, quindi condivido tutto quello che è stato detto anche per le scuole, per la dottoressa Tintari e il dottor Carlo Medici, rispetto a quello che è stato detto sulle scuole sono d'accordo con loro. Voglio soltanto dire una cosa che è accaduta oggi. Noi abbiamo avuto un link familiare importante dove sono stati contagiati tutti praticamente della famiglia e l'ultima notizia l'ho ricevuta oggi perché anche il figlio e il marito di una signora che è risultata positiva il 31, oggi, finalmente ha fatto il tampone anche il figlio di 9 anni e ieri in accordo con la preside abbiamo chiuso la scuola. Adesso questo bambino prima di tutto non è stato né isolato dalla mamma né... Non si capisce, io anche mi sono con il medico curante consultato, abbiamo invitato la mamma a isolare il ragazzo e lei mi ha detto dove lo mando, mia madre anche coinvolta e quindi è stato un grande problema. Oggi, ieri sera, ho avuto notizia che il bambino è risultato positivo. Bene, oggi è stata chiusa la sua scuola. Hanno tenuto tutto a casa. Fortunatamente la mamma ha come dire, ascoltato i consigli sia del medico curante del sindaco dicendo appunto che di non mandare il bambino a scuola, però per 2 giorni dall'inizio della sintomatologia della mamma il bambino è andato a scuola, quindi per motivi precauzionali la preside ha giustamente messo in quarantena questo ragazzo. Quindi chiederei alla ASL di dare, come dire, magari dove ci sono quelle situazioni che coinvolgono la famiglia, credo che sia opportuno intervenire con un molecolare immediatamente, cioè subito consultare tutti quelli che convivono con la famiglia e fare il molecolare. Altro punto, è sempre accaduto oggi, noi abbiamo avuto una situazione sempre in un link familiare dove i due figli e la moglie risultati positivi. Lui oggi va a fare il tampone, gli fanno il tampone rapido e gli dicono tutto a posto, puoi andare via. Il signore era sintomatico, quindi intelligentemente ha detto agli operatori sanitari che sono stati molto cordiali, dice agli operatori, dice guardate che io ho sintomatologia, ho febbre a 38, sto male da qualche giorno e gli hanno fatto il molecolare. Adesso attendiamo risposta, però il tampone antigenico è risultato negativo. Ecco, in questo caso, quando un paziente è sintomatico, credo che è inutile fare un tampone molecolare rapido a un paziente del genere. Questo lo penso io e credo che sia anche giusto pensare in questo modo. È subentrato un altro problema. Siccome il paziente ha tosse, ha una sintomatologia influenzale, che non regredisce né col cortisone né tantomeno con l'antibiotico, il medico ha ritenuto opportuno prescrivergli una terapia che è di tipo iniettivo. E lui mi chiama e mi dice adesso chi me la fa sta puntura? Che mi deve? Allora
anche questo è un pezzo che manca, cioè noi assistiamo il paziente a casa con la terapia per OSS e poi magari il paziente deve essere trasportato in ospedale perché non può fare una terapia più importante perché non ci va nessuno a farla. Quindi anche questo credo che sia giusto, come dire, mettere magari in uno scenario così di grande difficoltà, io lo comprendo, andare a fare delle terapie domiciliari è sicuramente impossibile, però credo che possa aiutare appunto la non ospedalizzazione di queste pazienti, perché adesso se lui non avrà nessuno che gli faccia una terapia più importante, probabilmente, io spero di no, ma potrebbe peggiorare il suo quadro clinico e quindi ospedalizzare obbligatoriamente questo paziente. Ecco, chiedo queste piccole cose. Altro punto, il saturimetro. Il saturimetro sono d'accordo col direttore per quanto riguarda, io il mio saturimetro l'ho dato alla mia vice sindaco che è risultata positiva e gliel'ho regalato, gli ho detto non lo voglio più, tienitelo per te, te lo regalo e se abbiamo finito così. Però è chiaro che comprare 10 saturimetri in un paese e poi finiti i 10 pazienti sono finiti i saturimetri e tutto a posto, anche perché sarebbe un veicolo di infezioni. E per quanto riguarda i drive-in locali oppure dei locali per poter far sì che i medici comunque, perché lamentano, io ho parlato con i medici curanti e mi dicono che loro mi dicono dove facciamo poi noi il tampone ai pazienti, noi nel nostro Franco scusa però cerca di stringere chiudo dove facciamo il tampone, lo facciamo nel nostro ambulatorio, no io non ho la via d'accesso, la via d'entrata. Noi sindaci, almeno per me ma credo per tutti, siamo disponibili a lavorare per la direzione generale e per il direttore, che abbiamo una grandissima necessità di migliorare la situazione. Grazie. Scusate per il tempo. Ok. Paola Villa, Formia. Sì, buonasera a tutti. Buonasera al dottor Casati. Innanzitutto non sorvolo su tutte le questioni già avanzate dai colleghi. Mi fa piacere sentire che anche il laboratorio dell'ospedale di Formia, dopo noi facemmo una richiesta dei sindaci del Sud Pontino, del distretto LT5, lo scorso aprile, fine aprile, il dottor Casati ci rispose che non era possibile. Sono contenta oggi di appurare che la cosa invece sarà fattibile tra una ventina di giorni, quindi speriamo che nel mese di dicembre questo laboratorio potrà dare risposte rapide e aiutare soprattutto a eliminare tutto il super lavoro che sta facendo il laboratorio del Goretti di Latina, comunque a coadiuvarlo. Mi preoccupa invece la situazione dell'ospedale di Formia, perché ad oggi, allora, il dottor Casati ci diceva che in seguito alla nuova rete ospedaliera Covid sono stati individuati 6 posti presso il dono svizzero di Formia. Ad oggi, sulla subintensiva, se non sbaglio, ad oggi attualmente ci sono 10 ricoveri in medicina d'urgenza, uno in medicina e uno in chirurgia. La persona in medicina è una persona che è stata operata d'urgenza sabato, quindi in realtà l'ospedale di Formia ha già un sovraccarico di Covid. I percorsi che collegano la medicina d'urgenza con la radiologia, il dottor Casati lo sa meglio di me, non sono assolutamente messi in sicurezza. L'intervento da fare per la messa in sicurezza noi non capiamo ancora quale sia, il 5 si ferma l'ordinanza, noi avremmo voluto fare un incontro preliminare, anche sentire, anche coinvolgere i primari dell'ospedale di Formia per capire come far fronte a tutto questo e anche mettersi a disposizione, cioè noi che siamo responsabili di tutto, della questione fuori l'ospedale, comunque ci vogliamo mettere a disposizione. Dottor Casati lo sa che non abbiamo mai lesinato assolutamente alcun tipo di collaborazione. Ora, sull'ospedale di Formia io non le nego, senza togliere altro tempo, che siamo notevolmente preoccupati. Quando dico siamo, vorrei farmi portavoce anche di altri sindaci, perché l'ospedale di Formia ha un'utenza elevata, parla di oltre 150.000 abitanti,
Le emergenze, il pronto soccorso, la tenda del pre-triage non è separata notevolmente dalla questione del pronto soccorso, cioè il pronto soccorso ce l'aveva chiunque. L'appello che facciamo ai Covid di non recarsi al pronto soccorso non sempre viene accolto, ma qui si sta verificando un'altra cosa, dottore, che praticamente chi è sano e chi si deve recare all'ospedale o al pronto soccorso per cure oncologiche, per cure laboratoriali, per andare al pronto soccorso perché si ha un'altra patologia, non va per paura, e invece poi al pronto soccorso arrivano i Covid. Quindi tutto questo sta creando un enorme vulnus dal punto di vista sanitario. Noi siamo a disposizione, ci piacerebbe capire i percorsi, se sono stati messi in sicurezza, e confrontarci con il personale dell'ospedale che ha questo tipo di responsabilità, il numero di persone che sono state, il numero di medici e infermieri in aumento per supportare questo nuovo carico per la medicina d'urgenza dell'ospedale, e la tempistica sulla TAC 128 strati che lei stesso ci aveva preannunciato per quanto riguarda il potenziamento della radiologia. Ad oggi queste sono le richieste sull'ospedale di Formia. Ripeto, io in qualità di sindaco ho enormi perplessità. Vorrei avere un incontro con chi ne è responsabile per avere dei dati, non per essere tranquillizzata, non devo essere tranquillizzata, per avere dei dati. Lei prima ci illustrava dei dati, per avere dei dati certi, anche insieme a coloro che operano tutti i giorni all'interno di quell'ospedale e che oggi, e parlo del personale sanitario, oggi non è per niente in sicurezza. Se si ammalano i nostri dottori, certo l'ospedale non può dare queste prestazioni di cui tutti abbiamo bisogno, e in questo momento drammatico mi sembra doveroso doverlo sottolineare. Aggiorniamo la piattaforma, anch'io mi appello a questo, perché veramente abbiamo delle grosse criticità sulla questione della piattaforma. Grazie, spero di essere stata veloce e esaustiva. Grazie Paola, visto che abbiamo recuperato un po' di tempo per via della connessione di Memmo, Sergio Di Ramo, sindaco di Sesse, mi ha promesso un intervento rapidissimo. Sì, grazie, sarò rapidissimo. Allora, intanto io stamattina e ieri ho chiuso le scuole per 2 giorni, non perché i 2 giorni potessero rappresentare un risultato, ma semplicemente perché volevo prendere tempo. Stamattina ho avuto un consiglio comunale e volevo anche sentire la riunione di oggi. Mi pare però che Casati abbia risposto in modo, come dire, chiaro alla prima domanda posta da medici, per cui mi sento soddisfatto su quel fronte e quindi so come procedere. Stamattina però dicevo che noi abbiamo avuto un consiglio comunale e c'erano 2 mozioni presentate dalla minoranza che poi con qualche piccola modifica sono state completamente deliberate interamente, cioè all'unanimità da parte dell'intero consiglio comunale, maggioranza e minoranza, e vado rapidamente a comunicare a tutti e poi nello specifico a Casati, che però riceverà proprio una documentazione ufficiale, che cosa il Consiglio Comunale ha deliberato. Intanto l'apertura di una postazione drive-in di tipo scolastico per la quale ho già inviato alle 15.30 circa una lettera da me firmata, ma in corrispondenza appunto a ciò che è stato oggetto di delibera e di esamina da parte del Consiglio Comunale. Poi il Consiglio Comunale chiede in modo forte l'istituzione di una unità speciale di continuità assistenziale. Sappiamo che il governo l'ha prevista, anche la regione ha fatto l'avviso, però ad oggi nella provincia di Latina non c'è, nello specifico il Consiglio Comunale chiede un USCA di tipo distrettuale, visto e considerato che queste USCA dovrebbero riguardare una popolazione di 50.000 abitanti, il distretto a cui fa parte Sezze è un distretto, se non vado errato, di 50.000 abitanti circa, per cui questo il Consiglio Comunale chiede questo. In linea con quello che è stato detto anche da parte di altri sindaci, intensificare
il tracciamento dei contatti diretti. Io collegandomi con il portale attraverso le password che mi sono state date, verifico che ci sono tipo 130-140 positivi, e se vado a vedere i soggetti in quarantena sono 130-140. Questo è impossibile, perché un soggetto almeno dovrebbe avere dei contatti diretti e stretti di 4 persone ciascuno, dovrebbero essere 500. Quello che io quindi immagino è che non ci sia la forza, visto poi il numero di contagi importante che c'è stato nelle ultime settimane, di andare a fare questa ricerca. E anche qui però vi dico che noi siamo disponibili, se viene trovato il modo di superare la questione privacy, siamo disponibili a mettere a disposizione degli amministrativi che possano fare questo lavoro. Sempre poi nell'ambito del deliberato, sulla base di un'altra mozione, il Consiglio Comunale ha ritenuto di dover tornare di nuovo sulla questione PAT e quindi chiede di nuovo, l'avevo già fatto io, l'avevo già fatto insieme ad altri sindaci, la riapertura 24 ore. Perché voglio tornare un attimo indietro e concludo? Perché ho chiuso la scuola e perché a questo punto, visto le risultanze di oggi di questa riunione, quantomeno arriverò a finire la settimana con le scuole chiuse? Non faccio i 14 giorni perché non c'è un cluster nella scuola. Il numero di contagi nella scuola è quei 10-12 che possono essere rispetto a una platea di 2000 alunni e insegnanti. Però nell'ultimo mese, dal 12 di ottobre ad oggi, Sezze ha avuto un innalzamento del numero dei casi positivi di circa 130-135 nuovi casi positivi. Nell'ambito di questi ci sono anche alcuni soggetti che riguardano la scuola, per cui la mia volontà è quella di allentare un po' la pressione, ridurre un po' di movimento che c'è presso il territorio di Sezze, anche attraverso questa chiusura, che limiterò però solamente per una settimana, per poi far riprendere. Mi fermo qui, grazie. Ok, direttore, facciamo quest'altra tranche e poi gli ultimi prenotati. Sì, allora vedo se riesco, mi sono rovesciato anche il caffè sugli appunti, quindi figurati che casino che ho fatto. Allora, sul tema del ripristino dell'ambulanza attrezzata per ventotene, devo verificare se ci sono o meno le condizioni. Poi l'anno scorso, abbiamo fatto quest'estate. No, l'abbiamo fatto nel periodo in cui non c'era il 118. Sì, l'abbiamo fatto nel periodo che era inizio dell'estate. Che ancora... che adesso non c'è problema, okay. Insomma. Quindi lo vediamo. Ecco, è chiaro che la nostra capacità di dare risposte oggi è sicuramente meno efficace rispetto alla prima ondata, perché nella prima ondata ricorderete che il 9 di marzo siamo andati tutti in lockdown, cosa che adesso non c'è, e quindi abbiamo riconvogliato tutte le energie dell'azienda sul tema del Covid, perché questa era la condizione che ci è stata proposta. In questo momento noi dobbiamo tenere aperto tutti i servizi e anche gestire una seconda ondata che è più alta della precedente, quindi questo è un tema assolutamente importante. Allora, sul tema dei medici di medicina generale, noi stiamo facendo una serie di incontri, io penso che ormai ne abbiamo fatti già parecchi, dove andiamo a concordare con loro le modalità operative, come in un qualche modo ci sia relazione. Tra le altre cose, anche sugli aspetti terapeutici, per cui ormai avevamo anche concordato forme di terapie non iniettive da gestire col paziente a domicilio. Quindi se quel medico di medicina generale ha prescritto una terapia iniettiva, è forse opportuno che partecipi agli incontri di coordinamento con il direttore di distretto e con gli esperti, perché fanno gli incontri con Lichtner, con Di Somma, quindi con tutti gli esperti che poi insieme concordano le modalità di gestione di questi pazienti. Bisognerebbe chiamarli medici, direttore.
che quelli che non vengono, io so che ci sono medici che non vengono mai, quindi sarebbe da chiamarli e dirgli dovete partecipare alle riunioni. Lei può immaginare che vengono chiamati, no? Quindi, dopodiché io col fucile ancora non autorizzano. Infatti. Ecco. Vengono invitati ufficialmente. Vengono invitati tutti, dopodiché voglio dire, sa che anche gli strumenti, voglio dire, io non vorrei nemmeno, perché qui non è il tema medicina generale, collaborano o non collaborano, come tutte le categorie c'è una fetta che collabora e una fetta che collabora meno o collabora per nulla, no? Questo vale per tutte le categorie professionali. Teniamo conto che tra i medici di medicina generale abbiamo comunque una platea di medici abbastanza avanti con gli anni e che hanno anche un timore oggettivo di confrontarsi con il potenziale paziente positivo. In teoria, in quel caso dovrebbe proprio essere il medico di medicina generale ad organizzarsi per andarlo a visitare a domicilio e fargli eventualmente la somministrazione della terapia iniettiva qualora non ci sia altra soluzione per questa persona. Però ecco, questo è, voglio dire, se ci fa arrivare la segnalazione di questa situazione, poi noi proviamo ad intervenire, perché è ovvio che io non la posso sapere dal mio ufficio, ho bisogno che le situazioni vengano segnalate, basta dare un colpo di telefono a Rossi o mandare un messaggino a Rossi nel caso di specie, e normalmente quello che succede è che c'è una reazione e c'è qualcuno che interviene. Se non dovesse succedere, a questo punto mandatemi pure a me un messaggino, io di solito intervengo e cerco di risolvere. Penso che anche la dottoressa Villa se ne sia accorta l'altra sera, no? Quindi quando vengo a conoscere di una situazione intervengo e finalizzo per risolvere. Quindi da questo punto di vista penso di essere assolutamente disponibile per affrontare i problemi. Mi sfugge ancora quel discorso degli ospedali montani. Gli ospedali montani che sono stati tempo addietro riconvertiti o chiusi non possono essere utilizzati ai fini della gestione dei pazienti Covid, perché mancano delle condizioni strutturali, impiantistiche, non ci sono le condizioni materiali per poter gestire in quei luoghi dei pazienti Covid in area di degenza. Dopodiché la possibilità di gestire dei pazienti Covid di carattere ambulatoriale, tra virgolette, quindi avere delle antenne sul territorio Covid, è chiaro che questo è possibile a fronte di due condizioni. La prima è di natura logistica, cioè che effettivamente si possa organizzare la separazione dei percorsi, cosa che non è fattibile in tutte le realtà. E la seconda cosa è avere l'organico per poterlo fare. Voi capite che se siamo in difficoltà di organico al Goretti, se siamo in difficoltà di organico sul contact tracing, se siamo in difficoltà di organico dappertutto, e sia per il numero di persone a disposizione, sia per ovviamente la falcidia che in percentuale coinvolge anche l'azienda di Latina di operatori che si positivizzano, non è che esiste la possibilità tecnica di organizzare delle unità di personale che vengono dedicate per fare queste attività sul territorio, soprattutto in postazioni fisse. E qui rispondo anche a Sergio Di Raimo per quanto riguarda il tema dell'USCAR scolastica, del drive-in scolastico. Il drive-in scolastico non riusciamo a farlo. La regione ci sta assegnando una USCAR dedicata alla provincia di Latina, che utilizzeremo questo scopo non appena questa ci viene assegnata. Fondamentalmente questa USCAR servirà, girando sul territorio della provincia, per fare i tamponi nelle situazioni di crisi, vuoi che questa sia un RSA, una casa per anziani, una scuola, cercando di coprire tutto il territorio provinciale. Questo sicuramente lo realizziamo. Dopodiché, sull'ipotesi che possa essere riaperto il PAT, io non sono in una condizione, come potete immaginare, di avere l'organico per aprirlo. Mi manca il personale per aprire le unità di degenza Covid, non è che mi manca il personale per coprire i turni di notte dei PAT. Quindi è una questione di priorità. Io penso che sia ragionevole immaginare
che il personale venga dedicato sulle situazioni di emergenza prioritarie e poi via via alle altre situazioni. Se c'è personale a sufficienza, io ve li apprerei 48 ore al giorno, non 24. Però non ho questa condizione, quindi voglio dire, stiamo parlando di una cosa che non è nelle disponibilità delle aziende. C'è poi due aspetti, uno è quello delle unità territoriali e l'altro quello della sicurezza dell'ospedale di Formia, e qui io darei la parola al direttore sanitario che mi ha raggiunto. Allora, buonasera a tutti. Allora, sicurezza dell'ospedale di Formia. Dal periodo del lockdown, quindi dal 4 marzo, in cui la medicina d'urgenza dell'ospedale di Formia ha gestito un considerevole numero di pazienti in maniera veramente ottimale, devo fare un complimento personale al primario, c'è un dato incontrovertibile: non c'è stata nessuna contaminazione all'interno dell'ospedale di Formia, e in termini di personale e in termini di contagi verso altri pazienti. Quindi l'organizzazione fatta all'epoca dal dottor Montesano e dal dottor Nucera oggi viene soltanto replicata con un piccolo accorgimento in più, che è l'apertura di una porta d'accesso laterale su un percorso dei pazienti grigi, proprio per evitare il vecchio passaggio comune, l'unico punto di incrocio di tutti i passaggi, e soprattutto la prossima realizzazione di una struttura container che migliorerà gli spazi per il pronto soccorso. Quindi, come abbiamo fatto per il Goretti, dove abbiamo riconfermato i percorsi del primo lockdown e li stiamo migliorando, non ultimo è stato fatto un sopralluogo proprio ieri per ottimizzare al meglio gli spazi in termini di sicurezza e in termini di percorsi separati. Lo stesso sarà fatto, ma non perché non è sicuro, ma sempre in una logica di miglioramento, nei prossimi giorni, non soltanto l'ospedale di Formia, ma anche nella struttura di Gaeta e anche nelle strutture di Terracina e Fondi, che anche se non sono in questo momento ospedali Covid, potrebbero avere a che fare con pazienti Covid che li capitano all'interno del proprio pronto soccorso, e quindi comunque devono garantire la sicurezza e quindi un pre-triage, un percorso differenziato del paziente sospetto e una messa in sicurezza del paziente sospetto del paziente invece no Covid. Tutte queste cose qui le abbiamo già fatte nel mese di marzo, non ce le siamo dimenticate, le abbiamo riattivate subito come c'è stato l'arrivo della seconda ondata. Adesso le andremo a migliorare con delle progettualità che durante l'estate abbiamo messo in atto e che si stanno realizzando. Sulla territoriale, che mi volevi dire, scusami? Le USCA. Oh, le USCAR, la dottoressa Carrega si sta interessando proprio di queste nuove unità USCAR, che è un acronimo che non mi piace, però insomma questo è, che avrebbero una serie di incarichi che vanno anche verso l'assistenza domiciliare, i tamponi a domicilio e quant'altro. Questo si collega bene in una fase nostra di potenziamento dell'offerta territoriale, che partendo dall'esperienza del monitoraggio è nostra intenzione diffonderlo su tutti i distretti in maniera capillare. Quindi ho dato incarico alla dottoressa Carreca di approfondire questa disponibilità in termini di funzioni, in termini anche di risorse, per potersi integrare con la nostra intenzione di allargare il progetto di telemedicina, di telemonitoraggio dei pazienti, mettendo una antenna per territorio e vedere se con queste USCAR possiamo fare una progettualità di alto livello. Però devo aspettare informazioni di ritorno, intanto in quanti numeri di USCAR ci vengono rifornite e le loro funzionalità.
Per quello che riguarda i medici di famiglia, sicuramente il nostro obiettivo è quello di coinvolgerli tutti, se non tutti, almeno quelli che hanno in carico all'interno dei loro iscritti almeno un paziente Covid, in modo che possa essere integrato nelle attività che l'ASL starà facendo e farà in termini di gestione e controllo per il numero, l'altissimo numero dei pazienti positivi a domicilio. Questo è quello che stiamo attuando in termini di progettualità, ma anche in termini concreti sul territorio. E per quello che riguarda l'ospedale di Formia, i dati ci dicono, perché io lavoro con i dati, non lavoro con le suggestioni né tantomeno sul sentito dei, sul sentito generico di ospedale a rischio, i dati mi dicono che l'ospedale è in termini di sicurezza a un buon livello, tutto è migliorabile, lo stiamo migliorando e quindi lo porteremo sicuramente in eccellenza, ma nel periodo del lockdown, e questo è il dato che mi conforta, non c'è stata nessuna contaminazione medico-paziente o paziente-medico, e questo è il dato più importante su cui noi dobbiamo fare affidamento. Grazie. Va bene, proseguiamo allora con l'ultimo gruppo delle prenotazioni, dottor Gennaro Di Fazio per il Comune di Ponza. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Sì. Allora, giusto qualche dato, a Ponza abbiamo madre e figlia positivo ma importati, nel senso che la signora è andata in terraferma, l'ha riportata, abbiamo avuto la segnalazione, ci stiamo attivando e da domani chiudiamo la scuola perché la bambina stava alla materna e alla quale scuola sta insieme all'elementare. Comunque, da questo punto di vista ci stiamo organizzando e attivando e abbiamo già individuato tutta una serie di collegamenti tra le parti. Invece volevo, diciamo, fare il punto un po' sulla questione della terapia intensiva e la rianimazione. Latina è rianimazione Covid, Formia giustamente non è rianimazione Covid perché a noi serve come valvola di sfogo nel momento in cui bisogna liberare Latina, così come stiamo facendo. Quindi prendiamo pazienti da Latina non Covid per far sì che Latina possa ospitare quelli Covid. A questo punto si crea la domanda: nel momento in cui Latina, spero non succeda, dovesse finire i posti di rianimazione, e questo potrebbe succedere perché visto che questa seconda ondata è di una certa entità, si è pensato un'alternativa? E se non si è pensato un'alternativa, io propongo, siccome le terapie intensive dove io lavoro, so che sono complesse e complicate nell'organizzazione, nella gestione e nei dispositivi, nella nostra ASD mi risulta che noi abbiamo la terapia intensiva / rianimazione dell'ICOT. È possibile pensare in questa direzione, visto che teoricamente a breve si potrebbe creare una condizione di questo tipo? Grazie. Grazie Gennaro anche per la sintesi e la parola a Antonio Fargiorgio, sindaco di Itri. Sì, buonasera, sarò molto telegrafico. Intanto ringrazio il direttore Casati per l'attenzione che ha avuto per il caso di Itri, per la RSA di Itri. Confermo e ribadisco che al di là della fisiologica perdita, ahimè, di alcuni degenti, di alcuni ospiti di quella struttura, devo dire che il sistema di telemonitoraggio ha funzionato e sta continuando a funzionare in maniera ottimale. Io sono tra quei sindaci che hanno disposto la chiusura delle scuole, l'ho fatto dopo averne parlato con il dottor Romolo De Balzo, ho ritenuto di farlo perché nella situazione di Itri si è creata una condizione che penso possa essere comune a tante altre realtà, specie non eccessivamente grandi come lo è appunto Itri. E il fatto che si sono, diciamo per così dire, sovrapposti diversi livelli di rischio. In realtà noi abbiamo tre docenti che sono sono risultati positivi al Covid, abbiamo al momento accertati 5 bambini, abbiamo un collaboratore scolastico, però ognuno di queste, diciamo, ognuna di queste persone
a relazioni e rapporti all'interno della scuola che ci hanno portato a, ad alzare necessariamente l'attenzione. Questo volevo dirlo perché nei giorni scorsi sono stato contattato anche da qualcuno dei colleghi su questa, diciamo, su questa mia iniziativa. Io ritengo, ho sentito dire all'inizio se lo fa l'ASL o meno, però giustamente il dottor Casari mi pare abbia detto che il sindaco può, come autorità diciamo territoriale massima, sicuramente adottare. Io l'ho fatto, ripeto, ma non senza per prima ascoltato il dottor Del Balzo. Una cosa che mi preme sottolineare, e sicuramente mutuate tutte le considerazioni che ha fatto la collega Paola Villa per quanto riguarda il polo del dono svizzero. Ecco, anche io vorrei sottolineare un dato necessario, che è quello della, diciamo, della, tra virgolette, espunzione, pulizia dei dati delle persone già negativizzate dagli elenchi che ci vengono dati, perché quando poi passano per le mani dei vari gruppi social quella tabella che Damiano tu ci hai mandato oppure qualche giorno fa, dove in realtà io ho inserito le persone, mi devo ancora inserire le persone che sono decedute, le persone che si sono negativizzate, e allora mi risulta difficile poi far comprendere che in realtà quello non è un dato aggiornato. Io già parlando con la rete dei medici di base ho chiesto loro di poter chiudere le cartelle, le posizioni dei singoli mutuati nel momento in cui hanno notizia della negativizzazione, perché diversamente rischiamo di avere un mare magnum di dati che in realtà non sono aderenti a quella che è la situazione oggettiva. Tutto qui, grazie. Grazie Antonio. Mauro De Lilli, Scori. Salve a tutti, anche io sarò molto, molto veloce perché molte cose sono state dette e molte risposte già date. E come mi ha anticipato l'assessore di Aprilia, il nord pontino è la zona della provincia di Latina particolarmente colpita dal virus. È proprio per questo che sono stati fatti già diversi incontri a livello distrettuale, proprio per ragionare insieme su nuove misure o misure che possano rafforzare, ecco, un'azione congiunta verso il contenimento del virus. Diverse diciamo di queste proposte e iniziative sono state già dette dall'assessore, che anzi approfitto per ringraziare lei e il sindaco Terra per questo lavoro che stanno portando avanti a livello distrettuale insieme a tutti gli altri comuni del distretto. Tra queste proposte che sono state fatte e su cui credo che bisogna lavorare è quella di individuare appunto delle risorse e a livello distrettuale oppure a livello del singolo comune, proprio per effettuare i tamponi a domicilio, magari, ecco, trovare una forma per sostenere anche la ASL nell'effettuazione dei tamponi a domicilio per i soggetti fragili e, perché no, per quelle persone che non possono economicamente sostenere la spesa del tampone. È chiaro che questo è un progetto che può andare avanti qualora ci sia la disponibilità dell'ASL alla lettura dei test. E per quanto riguarda invece il tema medici di base tampone, a Cori si sono accreditati due medici di base per effettuare questo servizio. È chiaro, sono una minima parte rispetto a tutti i medici. Su questo lavorerò anche personalmente per allargare il numero dei medici di base che possano mettersi al servizio della nostra comunità. Lavorerò sia per questo, e sin da oggi ho comunicato agli unici due medici di base che hanno dato la loro disponibilità che il comune metterà a disposizione appunto diversi locali. Già abbiamo fatto delle
delle ipotesi dei locali, ecco, per effettuare questo servizio. E appunto vado velocemente a spot sugli argomenti. Capisco benissimo, parlo adesso del drive-in, capisco benissimo che non può essere messo un drive-in in ogni comune. Il nostro distretto ne ha uno, però ne ha già uno, però, e questo credo che già sia stata data una risposta positiva, si può lavorare sui drive-in temporanei, drive-in diciamo legati ad una emergenza particolare. Dico che questo, ecco, su questo bisogna lavorare e dare risposte concrete, anche perché noi abbiamo avuto un'esperienza molto buona con un drive-in temporaneo a Cori, dove sono stati fatti circa 150 tamponi alle nostre scuole. È stata una esperienza molto efficiente, ma soprattutto efficace. Abbiamo dato una buona risposta al nostro territorio. E infine sulla RSA, il dottor Casati, che ringrazio, già ha dato quindi rassicurazioni in merito, quindi una situazione sotto controllo da un punto di vista medico, soprattutto, ecco, attraverso la telemedicina, cosa che, ecco, che non era a conoscenza, ma il dottor Casati mi ha appunto ha comunicato questa cosa, e credo che sia assolutamente degno appunto di essere degno di nota. Grazie. Grazie Mauro, diamo la parola a Gianfranco Cardillo, il Comune Castelforte, e poi chiude Nancy Piccaro. Buonasera a tutti, grazie a Damiano e al dottor Casale per questa opportunità di confronto che ci hanno dato. Io, visto la tarda ora, ho visto gli altri interventi e le tante cose sono già state dette, quindi non mi ripeto su alcune osservazioni fatte dai miei colleghi. Arriverò subito al punto e non perderò il tempo. Io voglio sapere, per quanto riguarda i drive-in, se i cittadini possono accedere normalmente senza alcuna prenotazione o necessita di prenotazione per accedere a questo tipo di servizio. Faccio questa prima domanda perché questa cosa mi sta creando, almeno a me, qualche problema, perché i cittadini mi dicono come fare per prenotare i tamponi. E io gli dico qual è la prassi, però poi mi dico, vabbè, ma quella è andata direttamente e ce l'hanno fatto lo stesso. Allora rischio di dare non informazioni sbagliate e poi di montare, di passare magari per bugiardo, ma quasi. Quindi vorrei capire bene come funziona questo aspetto. La seconda cosa che mi preme sapere, in questi giorni, da un po' di giorni, ormai la voce, la norma che dice che i positivi dopo 21 giorni possono essere dichiarati non più guariti, ma quelli che sono asintomatici possono essere dichiarati appunto che possono andare in giro. Non so come è il termine tecnico, veramente faccio fatica a capire questo aspetto. Non sono un medico, però faccio fatica a capirlo. E chi è che deve fare questa comunicazione? Io penso che in momenti come questi la comunicazione è la cosa più importante. Quindi bisognerebbe far capire, soprattutto ai cittadini che sto provando, a dire che se una persona è guarita da 21 giorni asintomatica, non presenta 21 giorni sintomi del Covid, non siamo certo noi che dichiariamo queste cose, ma i medici di medicina generale. E bisognerebbe ben spiegarlo a tutti, perché anche queste cose stanno creando un po' di confusione, forse proprio perché la gente magari sta un po' disperata e la capisco, e dovremmo mettere in condizione di essere veramente a conoscenza di queste problematiche. Dico questo perché avrei tante altre cose da dire, ma come abbiamo detto per rimanere nel tempo. Io penso che in questa circostanza, in questa situazione, la comunicazione è una cosa importantissima. Qualche collega ha anche parlato e anche detto dell'urgenza di comunicarci le persone che sono negativizzate.
se non altro, consentimi di dire, è una questione legata ai costi, perché le ditte che svolgono la raccolta dei rifiuti e sulla, gli indirizzi dove sono le persone con Covid chiedono un ulteriore, ovviamente un ulteriore pagamento rispetto a quello che già usufruiscono. E tutte queste cose, per quanto mi riguarda, se mi riguardo anche ad evitare anche dei facili allarmismi, che comunque ha una scarsa conoscenza, perlomeno, non che non si faccia informazioni, ma una scarsa conoscenza da parte di tutti. Ho preso anche questa sera di questa volontà della Direzione Generale di tutti gli istituti dell'ospedale di Formia di effettuare i controlli che sono dietro e sono certo che tutti quanti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per dare risultati ai nostri territori rispetto a noi. Grazie, spero di essere stato benissimo. Grazie Gianfranco, c'era un problema di connessioni. Giancarlo, scusa, c'era un problema di connessione e abbiamo, talvolta abbiamo sentito con fatica. La parola a Annunziata Picca. Grazie a tutti, buonasera, grazie di questo incontro che è sicuramente importante per noi. Intanto voglio ringraziare la ASL, il direttore generale, e con lui tutti gli operatori che tutti i giorni sono a disposizione, anche tutti gli altri sindaci, perché noi siamo in prima linea, anche noi tutti i giorni. E volevo, come dire, condividere quasi tutte le istanze che sono state portate avanti da tutti i sindaci, e quindi anche noi condividiamo il bisogno di un aggiornamento un po' più puntuale della piattaforma, il problema delle scuole, il problema dei rifiuti, il problema del coinvolgimento dei medici di famiglia, e anche il Comune di Rocca Gorgo dà la disponibilità a partecipare, a collaborare qualora ci possiamo rendere utile per i tracciamenti. E, voglio portare però l'attenzione su una cosa specifica, chiedo al direttore se gentilmente mi può supportare in questa cosa, mi può aiutare, nel senso che la cosa riguarda l'ospedale Dono Svizzero di Formia, in quanto in qualità di presidente dell'ordine io ho fatto una richiesta per utilizzare una sala conferenza per svolgere le elezioni del rinnovo del consiglio direttivo che si devono svolgere entro la fine dell'anno, fine novembre, primo di dicembre. Io non condividevo molto la scelta di esporre un ospedale alla circolazione di così tante persone, ma il consiglio è un organo democratico, la maggioranza ha voluto scegliere quella sede, tra l'altro molti dei miei colleghi lavorano presso la direzione generale, quindi ho immaginato che fosse anche, come dire, d'accordo la linea generale della ASL ad ospitare le elezioni in quel sito. Adesso però, alla luce di questa nuova ordinanza regionale, alla luce del fatto che l'ospedale Dono Svizzero è inserito nel piano Covid, io stamattina ho rivolto di nuovo una richiesta all'ASL per sapere se questa decisione veniva confermata o meno. E ecco, le chiedo di, se può in qualche modo intercedere per avere una risposta, in quanto altrimenti, se la risposta non è tempestiva, e la cosa insomma potrebbe creare dei problemi e, diciamo, all'ordine, perché non riusciamo a riconvocare le elezioni. Ecco, ripeto, io non condividevo questa linea perché penso che un ospedale di questi tempi vada tutelato il più possibile, però la ASL ci ha risposto positivamente e quindi oggi ho posto quest'altro quesito. Io la ringrazio infinitamente dell'attenzione, capisco che è un, diciamo, un interesse un po' settoriale, però penso pure che l'ospedale di Formia debba essere a disposizione di tutti i cittadini del sud pontino che potrebbero aver bisogno di accedervi e non magari essere ingolfato da questa attività che possiamo fare benissimo in un centro congressi sempre a Formia. Grazie mille. Allora, parto da quest'ultimo, dove l'ho. Ah, c'è un altro intervento? Posso andare, Damiano? Se è bloccato. Ecco, posso, vado? Vai. Allora, rispondo subito a quest'ultimo. Adesso io non ho visto questa richiesta, infatti la risposta probabilmente non ho firmato io. Se mi fai avere questa, no, io condivido, perché con i cinema alla direzione di Formia. Ok, perché io penso che tra cinema e teatri che non sono utilizzati in questo periodo si potrebbe fare in un altro luogo, sì, senza necessariamente andare in un ospedale, Covid o no Covid che sia, lo dico con grande franchezza. Vabbè, gliela faccio girare domani mattina. Okay, ma questa è la mia opinione, poi ovviamente parlerà chi ha la responsabilità della struttura, esatto, che sia così. Per quanto riguarda quello che ho capito di Giancarlo Cardillo,
Allora, ai drive-in si accede con ricetta e prenotazione, oppure su indicazione del Dipartimento di Prevenzione, che tendenzialmente è il soggetto che prenota. Se poi c'è qualche raccomandato, Gianca, cioè io non è che sono lì fisicamente al drive-in a vedere chi entra se ha la prenotazione, non la posso fare. Quindi manderò una richiesta, diciamo, di adottare un maggior rigore, però la modalità di accesso ai drive-in è con ricetta e prenotazione. Non ho ombra di dubbi da questo punto di vista. Ed è stato proprio la modalità della prenotazione che ci ha consentito di capire dove sono i punti di debolezza e quindi aumentare la capacità d'offerta, a differenza per esempio di altre realtà, quindi il resto del Lazio, che sta andando avanti con un sistema di prenotazione che blocca a 3 giorni, e quindi loro riempiono gli slot a 3 giorni ma non sanno quanta gente rimane fuori. E noi invece, sapendolo, stiamo cercando di aumentare a dismisura la capacità di offerta. Poi, ripeto, io, se ci sono i medici di medicina generale disponibili, riusciamo a fare un gruppo a Cori, a Sezze, dove pare, cerchiamo di capire se riusciamo a mettere in piedi una struttura anche volante, meglio se ha certe caratteristiche, però diciamo che i direttori di distretto hanno massima libertà da questo punto di vista. Quindi gli fate vedere eventualmente un sito dove è possibile organizzare la cosa, la offriamo a quel gruppo di medici di medicina generale che possono fare tranquillamente un'attività di drive-in o walk-in. Okay? Quindi se per esempio c'è un parcheggio, non si può entrare con la macchina, ma si può accedere a piedi, si parcheggia e poi si va a fare il tampone, come stanno facendo all'ICOT. Quindi da questo punto di vista davvero massima disponibilità, nel senso che la regione prevede che questi medici di medicina generale facciano il tampone presso i loro studi, ovvero presso strutture messe a disposizione di eccetera eccetera eccetera. Noi per esempio metteremo a disposizione dei medici di medicina generale i drive-in quando sono chiusi, quindi per esempio ad Aprilia di pomeriggio potranno fare il drive-in i medici di medicina generale piuttosto che a Priverno, piuttosto che a Gaeta. Se poi riusciamo ad ampliare ulteriormente questa cosa, ben venga. A Latina no, non riusciamo, perché il drive-in nostro funziona tutto il giorno e il walk-in di ICOT, quando non funziona per l'azienda, funziona per sé, nel senso che poi loro hanno un'attività privata di tamponi che gestiscono sempre con la medesima struttura nelle ore in cui non è aperto per l'azienda. Però questo, ripeto, cioè si tratta, io devo incontrare i medici di medicina generale e capire loro che cosa immaginano, no? Perché se da un lato alcuni hanno aderito, altri invece non hanno aderito, ma dovranno in un qualche modo, in base alle disposizioni della regione, in un qualche modo aderire, perché il rischio per loro è quello di perdere la convenzione questa volta. Quindi troveranno sicuramente un modo per collaborare e avremo sicuramente un numero importante di medici di medicina generale che si alterneranno nel fare queste attività, ripeto, o nei propri studi o presso altre strutture che possiamo mettere a disposizione noi, come potete mettere a disposizione voi, a seconda delle disponibilità esistenti presso le singole realtà. Allora, torno ancora sul tema della pulizia degli archivi, ci stiamo lavorando, ovviamente capite che il problema non è banale, perché abbiamo un ritardo su questo che dobbiamo recuperare, e ripeto, stiamo facendo gli incontri con i medici di medicina generale, stiamo mandando loro l'elenco nominativo delle persone che a nostro giudizio sono da dichiarare guarite, perché hanno i tamponi negativi, e quindi io mi attendo nei prossimi giorni di cominciare a vedere un numero di notifiche di guarigione importante fatto dai medici di medicina generale, proprio per tutte le ragioni che condivido e che avete già espresso. Per quanto riguarda la rianimazione, faccio parlare ancora una volta al direttore sanitario. Caro Gennaro. A Gennaro. Gennaro. Ciao. Allora, sì, il problema c'è. Chiaramente dobbiamo lavorare in prospettiva. Allora, una delle prospettive che in epoca non sospetta avevamo progettato e poi realizzato è stata una recovery room nel nuovo blocco delle camere operatorie, dove c'è la sala ibrida. Questa recovery room,
che è dotata di 3 posti letto più 2, sono 3 posti letto più 2 uguali, identici alla terapia intensiva del Goretti e di Formia. Questo ci può aiutare in una fase intermedia, quindi ci può dare il sostegno nel prendere decisioni future. È stata già utilizzata ed è stata svuotata per le ore che sono servite a liberare la terapia intensiva, quindi sicuramente sì. Su questa cosa qui abbiamo teoricamente 5 letti in più puliti a disposizione. Il problema dell'ICOT non è semplicissimo, perché anche loro in termini di risorse e di quant'altro mi pare che abbiano qualche problema, però lo potremmo sicuramente affrontare con loro nei prossimi giorni per vedere se ci danno un supporto come ce l'hanno dato fino ad oggi, non dimenticando mai che abbiamo anche dei letti di terapia intensiva a fondi, che con l'arrivo di nuovi anestesisti che dovrebbero arrivare a breve potrebbe essere, se tu sei d'accordo, un ulteriore sostegno magari per quei pazienti che sono in fase di stabilizzazione e in fase di uscita dalla terapia intensiva. Queste cose, quando vuoi, la mia stanza è aperta, ci confrontiamo e ci diamo un po' di regole per i prossimi giorni anche col capo dipartimento Cosentino. Ok, grazie. Dunque, leggo in chat una segnalazione, perché poi in chat ci sono stati un paio di interventi, uno del collega Stefanelli e l'altro, se adesso lo vado a ripescare, comunque non so se il direttore ha avuto modo di leggerlo. E in ultimo adesso c'è un intervento, una segnalazione del collega di Spigno Saturnia, Vento, che segnalava una situazione. Cioè il pensionamento di 2 medici di medicina generale in un momento di vacazio, i pazienti non sanno a chi rivolgersi, quindi ci sono anche effettivamente questi problemi di transizione. Bene, e se non ci sono altre considerazioni e precisazioni da fare, io credo che questo incontro sia stato molto, molto utile. Solo una cosa, Damiano, sì, solo una certo. Cosa che penso. Allora, io ho un problema serio di comunicazione, perché non ho l'ufficio comunicazione, quindi io faccio proprio fatica a trasmettere le informazioni all'esterno. Adesso vedo se riesco a ragionare con qualcuno per trovare una soluzione a brevissimo. E quindi mi rendo conto che c'è la necessità di vederci con una certa frequenza. Io però, voi lo potete immaginare, se lo facciamo tutte le settimane un cinema di questo genere, io penso che sia più utile che io riesca a mettere la testa sui problemi che abbiamo in azienda. Allora, io provo a lanciare un'ipotesi di lavoro. Perché non organizzare gli incontri a livello di distretto col direttore di distretto, che è comunque ben consapevole di tutto quello che stiamo facendo, e organizzare una volta ogni 15 giorni un incontro, però più breve, più veloce, con un riferimento per ogni distretto, in modo che quella sia la stanza in cui trattiamo le problematiche che sono emerse a livello di distretto. Quindi per distretto, voglio dire, i sindaci si mettono d'accordo col direttore di distretto con la frequenza che riterranno opportuno. Con la direzione aziendale, se riusciamo a fare un incontro ogni 2 settimane o a seconda, voglio dire, delle problematiche che emergono, e riusciamo a fare un incontro di un'oretta senza necessariamente chiamare la CTSS, perché non è che dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo solo trasferirci delle informazioni, poi vengono verbalizzate, possono essere veicolate tra tutti. Quindi, voglio dire, forse se troviamo una modalità snella riusciamo a gestirla, se non riusciamo a trovare una modalità snella, io dico con franchezza che è complicato. Ecco, per me fare un incontro di questo vuol dire comunque dedicare una giornata intera
per fare un incontro come questo. E una giornata intera di questi tempi è tanto preziosa, è davvero tanto preziosa. Penso che siamo d'accordo tutti su questa proposta, no? Il discorso dei direttori di distretto l'avevamo già, insomma, in qualche maniera sollecitato e attivato qualche giorno fa. L'incontro di oggi in effetti era un po' il risultato di un tempo anche abbastanza lungo in cui sono accadute tante cose, per cui era pure legittimo e pure legittimo che c'erano tanti quesiti. Facendolo ogni 15 giorni e con il filtro, insomma, nel senso che poi magari il contatto con i direttori di distretto per avere risposte a quesiti magari più quotidiani potrà snellire questo incontro e magari dandoci un tempo veramente, ecco, di un paio d'ore, a quel punto riusciremo a farlo con una cadenza precisa. Una richiesta sempre in termini organizzativi che a me arriva da più parti e che anche tra noi sindaci ce la siamo detti: è possibile avere nel comunicato che viene inviato ogni giorno rispetto al numero dei contagiati anche il numero dei tamponi fatti? Perché poi ogni volta, insomma, poi ci troviamo a dover spiegare, ma oggi sono 80, poi è capitato il giorno che erano 40 e il giorno, ecco, così almeno diamo anche una risposta, perché poi capite bene che ogni volta che c'è un comunicato in cui c'è un rialzo dei contagiati oppure c'è una diminuzione dei positivi, a noi chiedono come mai, che è successo, quanti tamponi, capito? Quindi allora provo a risponderti con la presentazione di prima. Vediamo se riesco. Ecco, vedi come va? Cioè, il dato del singolo giorno di una singola azienda è un dato balordo. Abbiamo su ottobre un 18%, su novembre, i primi giorni, è un 30%. Ma abbiamo dentro pochi giorni e abbiamo dentro la situazione di Cori, che è pesata per 80 casi. Allora, i dati sono belli se non sono interpretabili. Capito? Cioè, il numero di positivi è 50, sono 50 persone positive, punto. Non è che uno si può mettere a discutere. Se incominciamo a comunicare il rapporto tra tamponi di positivi e tamponi effettuati, atteso che poi non è così banale, voglio dire, decidere, atteso che non c'è un indirizzo di carattere nazionale o regionale da questo punto di vista, per esempio se i tamponi positivi rapidi vanno considerati così, oppure vanno considerati solo se positivi al molecolare, atteso che per esempio finora tutti questi tamponi sono stati poi verificati al molecolare, quindi questi positivi, io non sono riuscito a correggerlo per ora, ma è giusto per darvi un'idea, questi positivi qui sono duplicati nel grafico, perché sono sia qua dentro, nel giallo tampone rapido positivo, sia nella parte arancione che sta sotto. Allora, non è facile, credetemi, cioè prendere un dato mensile, prendere un dato regionale, prendere un dato nazionale è sicuramente, in un qualche modo rappresentativo di una realtà dove gli errori si compensano, positivi e negativi, e viene comunque un dato che è significativo. Su una singola azienda basta un cluster, basta una situazione che ti esplode il rapporto tra positivi e negativi, per cui poi usciamo pure con questi numeri, io te lo comunico, così poi siete contenti di vedere pure sto dato, però poi quando andrà sui giornali bisognerà dedicare 4 giorni per spiegare come va letto e comunque tutte le volte ci sarà qualcuno che non ha capito. Da circa 4 mesi noi comunichiamo i dati dei positivi dei residenti e io ti assicuro che tutte le volte che esce un dato difforme tra azienda ASL e regione, qualcuno telefona e dice: ma come mai c'è un dato diverso tra ASL e regione? Perché noi comunichiamo solo quelli dei positivi o quelli dei deceduti residenti. Questo è avvenuto qualche giorno fa perché avevamo 6 decessi, di cui 3 erano di residenti e 3 non residenti. La regione ha detto 6, noi abbiamo detto 3. Cioè è un casino di... Ecco. Allora, secondo me una comunicazione semplice, inequivocabile,
è molto meglio che rimbambire le persone di numeri rispetto ai quali poi ci verrà chiesto, per esempio, qual è l'indice R con T. Ma qual è l'indice R con T della provincia di Latina? E poi ci sarà la curiosità di sapere qual è l'indice R con T di Latina, di Cori, di Aprilia, di Minturno. Cioè, io penso che cioè, ci sono dei dati che sono per per delle persone che le usano per prendere delle decisioni, ci sono dei dati che invece servono per comunicare e dire a tutti come stanno andando le cose. Io vi devo dire che una delle cose che è stata gestita peggio in assoluto a livello nazionale da quando è cominciata questa emergenza è proprio la comunicazione, dove hanno rincoglionito la gente di numeri e di informazioni contraddittorie, dove poi ognuno si esprimeva in termini di interpretazione, dove alla fine la comunicazione istituzionale, penso che voi ne sarete d'accordo con me, non è più credibile agli occhi delle persone, agli orecchi delle persone. Poi se volete il numero di tamponi, io ve lo do. Però io non lo pubblico, lo pubblicate voi. Lo spiegate voi. Io lì ci arrivo. Beh, noi abbiamo a che fare poi comunque con la popolazione, no? E quindi abbiamo a che fare con tanti pandemiologi poi, fra l'altro, di ogni tipo, quindi è chiaro che poi c'è da dare delle risposte. E capisco quello che tu dici, se vuoi sapere, non voglio entrare nel contraddittorio, ci mancherebbe adesso, ma se vuoi sapere come la penso, io non pubblicherei neanche i dati giorno per giorno, ma io li pubblicherei settimanalmente, quindi figurati, perché a me il dato di un giorno, che ce ne stanno 10 in più o 20 in più, mi significa poco, questo in base anche alla mia esperienza professionale. Però va da sé che dal momento che sono pubblicati, nel momento in cui c'hai un trend di 50 e un giorno ce n'hai 85-90, si chiedono ma perché, e poi informandoci veniamo a sapere che quel giorno sono stati, il test è stato fatto su 1000 tamponi rispetto ai 500. Allora, se non vogliamo dare i tamponi giorno dopo giorno, nel momento in cui c'è un'oscillazione significativa in positivo o in negativo, forse è il caso di comunicarla, nel senso che oggi ce ne stanno 30, però abbiamo fatto meno tamponi. Infatti, però, lo sai che questo lo mettiamo nel comunicato, quando c'è un'oscillazione significativa, quando ci sono stati 53 positivi, ne abbiamo dichiarato, guardate che abbiamo fatto il 40% dei tamponi rispetto a quello che è la produzione normale. Cioè, non è che non diamo questa informazione, noi la diamo sistematicamente, perché è oggettivo il fatto che 53 è un dato anomalo e che richiede probabilmente un altro tipo di spiegazione. Comunque, voglio dire, al di là di ogni altra considerazione, siccome noi non è che abbiamo un obbligo di comunicazione così stringente, guarda che ogni giorno esce la regione con il bollettino, che riguarda anche l'ASL di Latina, non è che l'ASL di Latina non è inclusa nel bollettino che fa Regione Lazio. Noi potremmo anche decidere, anziché di fare un bollettino quotidiano, e lo decidiamo come conferenza dei sindaci, di fare un bollettino settimanale dove magari mettiamo qualche informazione in più e cerchiamo anche di spiegare un po' il numero, piuttosto che fare un inutile bollettino quotidiano che poi comunque è giusto, come dire, oggetto di confronto con i dati della regione per vedere se diciamo gli stessi numeri oppure se ci sono numeri diversi. Voglio dire, aperto a qualunque soluzione. Io, se volete, ve li mando quotidianamente, vi mando il bollettino dei tamponi, tanto lo mando in regione, mandarlo, voi mi dite chi fa da capofila come comune, io vi mando il bollettino dei tamponi, quelli rapidi, che sono stati fatti in giornata, e vi mando poi il giorno dopo, come mando in regione, il bollettino con il numero di tamponi molecolari che sono stati lavorati dal laboratorio, dove proprio sono anche quelli fuori provincia, sui rapidi come non rapidi, quindi quelli come li conteggio. Capito? Cioè, non è banale, cioè, sono numeri, li può dimostrare tutto e il contrario di tutto. Cioè, metterti lì a depurare per farti comunicare a quella persona, cioè devo impiegare un'ora di un dirigente per tirare fuori un numero di tamponi giusto a dare in pasto al giornale di turno, che sembra che debba fare piacere a loro. In questo periodo.
ripeto, questa è una richiesta che riguarda noi sindaci nel rapporto che abbiamo poi con la popolazione. Non ci interessano i giornali. Va bene. Però okay. Manco, quando dite chi fa la capofila, ve lo mando. Vabbè, se c'è un presidente della conferenza sanità, magari lo puoi tranquillamente inviare a lui. Ok, grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buonasera. Ciao, grazie. Grazie.